Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo perché ovviamente abbiamo anche molte presenze in streaming e oggi non è più possibile il quarto d'ora accademico di inizio perché le persone, soprattutto quelle a casa, poi si stancano e giustamente per buona educazione iniziamo. In questo momento siamo ancora non tantissimi, vedete la sala piena di sedie e vi chiederete come mai ci sono così tante sedie. In realtà c'è stato un momento all'inizio settimana in cui ho detto è possibile allargare un po' le pareti perché la richiesta era straordinariamente elevata. C'è grande voglia in tutti noi ovviamente di stare insieme, di poter parlare finalmente di persona e non solamente in video. Quindi io vi ringrazio intanto di essere qui con noi, come ormai è tradizione da tanto tempo, così numerosi. E ringrazio tutti in anticipo, tutti i relatori che sono stati bravissimi nel sottostare un po' alle angherie mie e di Giovanni in termini di titoli e relazioni. Sono fiducioso che come sempre ci divertiremo tanto, soprattutto qui a parlare e a discutere insieme e tutti impareremo, immagino, qualcosina. Adesso lascio la parola a Giovanni che vi parla un po' del programma, immagino, e poi Sì, dopo iniziamo. ben arrivati, ben trovati, grazie della vostra partecipazione in anticipo, un ringraziamento agli speakers appunto per essersi resi disponibili a proporre nuovamente ancora una volta quest'anno il nostro evento. Come sapete siamo impegnati in questa attività sostanzialmente da più di 20 anni e siamo contenti che la nostra famiglia congressuale si consolidi e si accresca addirittura. Nella nostra tradizione abbiamo cercato di soddisfare i palati più diversi, quindi abbiamo un menù differenziato, avendo evidentemente una parte biologica, gameti, embrioni, oociti, evidentemente una parte clinica, con dei leitmotiv che sono evidentemente più o meno sempre gli stessi, ma che cerchiamo di anno in anno di reinterpretare o comunque di proporre sotto, diciamo, visioni complementari se non proprio diverse. Nel far ciò abbiamo ovviamente potuto beneficiare dell'amicizia di amici di lungo corso, diciamo così, ma abbiamo provato, cercato di, come dire, fare in modo che ci potesse essere anche un contributo da parte di persone più giovani con idee più fresche e visioni evidentemente diverse da quelle magari più tradizionali. Pertanto vi ringraziamo in anticipo e speriamo che sia tutto di vostro gradimento. Volevo, prima di iniziare, ovviamente grazie a tutti, siete tutti stati carini a venire, ma volevo fare un ringraziamento particolare al professor Cittadini che ha fatto a me sicuramente, ma penso a tutti, un grandissimo piacere fino da Palermo venire qua e stare insieme a noi e discutere e aiutarci. Quindi grazie mille, professore, grazie, è veramente un piacere. E direi che iniziamo. Abbiamo un'inversione perché il professor Albertini non è ancora collegato da New York, quindi partirei con la lettura del professor Foresta, quindi Serocco, se vieni, così. Buon convegno a tutti. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento ovviamente a Giovanni e ad Andrea per avermi invitato, ma soprattutto per avermi dato il ruolo di introdurre un personaggio, uno scienziato che non ha bisogno di presentazione, sicuramente non della mia, una persona che non è soltanto un nostro punto di riferimento nell'andrologia, ma direi che considerarlo solo un andrologo, secondo me, è riduttivo, è uno dei più grandi scienziati internazionali di medicina della riproduzione, che ha non solo lavorato a favore della scienza, ma
è anche stato ed è tuttora molto impegnato nelle attività sociali finalizzate alla prevenzione della fertilità e a tutti quei passaggi che interessano soprattutto i nostri giovani, a cui Carlo Foresta si è dedicato molto nei suoi studi. Quindi, ripeto, credo che non ci siano parole per descrivere il suo curriculum e la sua formazione. Io personalmente, anche se a distanza, da un punto di vista logistico, ma lo considero e l'ho sempre considerato uno dei miei più grandi maestri e una persona a cui io mi ispiro in tutte le attività cliniche che svolgo. Per cui inviterei il professor Carlo Foresta ad accomodarsi e a presentarci la sua lettura magistrale. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Rocco, sei stato molto generoso, l'amicizia forse ha avuto anche una spinta decisiva nella tua presentazione. E grazie Andrea, grazie a tutti quanti gli amici che mi hanno voluto qui a Bologna. Quali informazioni dallo spermatozoo per la sua capacità fecondante? La risposta sarebbe nessuna, ma adesso cerchiamo di capire, perché lo spermatozoo non è un'isola. Lo spermatozoo va collocato in una situazione molto complessa, molto, come dire, coinvolgente talmente tante situazioni sistemiche di un individuo che lo spermatozoo da solo dice poco. Io dovrei dire l'uomo da cui deriva. Andiamo a vedere perché. È noto che la fertilità del maschio quando si altera nel 50% dei casi dell'infertilità di coppia, ma anche qui stiamo attenti a non considerare lo spermatozoo l'elemento fondamentale che caratterizza il maschio infertile. Diciamo che dobbiamo capire qual è la causa che ha alterato la fertilità, dobbiamo capire quali sono i meccanismi che possiamo trovare poi per risolvere il problema. Io potrei elencarvi pedissequamente tutte quante le cause che possono dare infertilità e voi non aggiungereste niente di più alle vostre conoscenze. Voglio soffermarmi soltanto in alcune condizioni che apparentemente non emergono come causa di infertilità, ma che noi frequentemente ritroviamo nei nostri ambulatori. Ribadisco il concetto che l'esame del liquido seminale, anche se è importantissimo, è lontanissimo dal fare diagnosi di patologia. È soltanto uno specchio fedele dello stato funzionale della spermatogenesi, ma non è quella la causa che ha alterato la spermatogenesi, è soltanto lo specchio di quello che è successo. Tutte le innovazioni tecnologiche che hanno portato allo studio del nucleo, alla frammentazione, alla tunnel, allo studio delle aneuploidie, tutte molto interessanti ma che hanno modificato non in modo determinante i risultati delle fecondazioni assistite o del concetto di fertilità. Se noi andiamo a vedere la distribuzione dei parametri seminali di un importantissimo gruppo di soggetti che vengono per infertilità, vedete cosa vedete soprattutto? Che quasi il 63% di questi soggetti ha soltanto una normozoospermia o una oligoastenoterato lieve. Quindi capite che se noi ci rifacciamo soltanto l'esame del liquido seminale, abbiamo una gran parte dei soggetti che apparentemente non ha nulla, perché l'esame del liquido seminale non parla in questo senso. Se guardiamo da un altro punto di vista la classificazione degli infertili a seconda delle categorie diagnostiche, varicocele, cariotipo, genetiche, forme ostruttive, criptorchidismo, infezioni, eccetera, eccetera, voi vedete che il 59% di quelli che sono normozoospermici hanno una forma idiopatica di infertilità. Cosa diversa è quando c'è un'azoospermia importante, un cariotipo alterato, perché in quei casi vedete che le alterazioni seminali sono molto gravi e quindi la gravità della seminologia esprime una sicura patogenesi che va cercata. Infatti in questi casi le forme idiopatiche sono meno del 50% rispetto a quelle che hanno invece una normozoospermia. Ma ancora, voi lo sapete meglio di me, che se noi andiamo a vedere come si spalma il liquido seminale tra soggetti fertili e infertili, vedete che alcuni che hanno una oligozoospermia possono essere normalmente fertili, altri che hanno una normozoospermia possono essere altrettanto infertili. Quindi l'esame del liquido seminale è importante, ci indica molte cose, ma non è determinante, non è la voce della verità. Io voglio adesso farvi fare un volo pindarico.
Quali possono essere le condizioni, ecco perché ci vuole la clinica, che possono in qualche modo incuriosirci per capire se esiste una causa di infertilità diversa da quelle che conosciamo normalmente e che fanno parte della nomenclatura, della classificazione del maschio infertile. Voi sapete per esempio che l'obesità è un dato molto importante, siamo intorno al 35-40% di obesi in Italia. Voi sapete che l'obesità si associa ad una riduzione del numero degli spermatozoi, anche se non c'è una azoospermia. Numero, motilità, qualità, e vedete come queste alterazioni sono tanto più importanti quanto più è alto il BMI del soggetto obeso. Tanto che hanno persino documentato di quanto si riduce la fertilità nell'obeso in base all'incremento del BMI. Questo è il dato molto chiaro di come le meta-analisi hanno confermato quanto vi sto raccontando. Nel soggetto obeso, ma ancora nel 2010, hanno messo in evidenza varie cause che possono alterare la sua fertilità. Un'alterazione del profilo ormonale, pensate all'ipotestosteronemia e all'iperestrogenemia dell'obeso, l'incremento della frammentazione del DNA, la riduzione del numero degli spermatozoi e poi un dato è stato l'incremento della temperatura. Io vorrei ricordarvi che nel soggetto obeso l'incremento vistoso del sistema adiposo, della componente adiposa di un soggetto, ha una funzione determinante nell'indurre l'ipogonadismo. Per quale motivo? Perché lo steroide, il testosterone, è ampiamente liposolubile. Quindi la distribuzione del testosterone nel soggetto obeso deve tener conto della quantità di testosterone che può entrare nelle cellule adipose. Questa è la cellula adiposa dipinta, vedete che il testosterone può diffondere liberamente nella cellula adiposa, ma attraverso un canale, l'MRP, ne può uscire. Questo è un dato molto importante perché noi abbiamo che questo canale è fortemente espresso nella cellula adiposa e quindi deve saper funzionare bene. Se noi andiamo a misurare le concentrazioni di testosterone nel tessuto adiposo del soggetto normale e del soggetto obeso, vedete che nell'obeso la concentrazione di testosterone è molto più elevata rispetto a quello che abbiamo nel normale. E questo è un dato di fatto, una sottrazione di testosterone molto importante, che noi possiamo ridisegnare in vitro utilizzando delle cellule adipose e stimolandole poi con, questo però è ancora tessuto sottocutaneo umano, scusatemi, faccio un passo indietro. Normalmente il contenuto della cellula adiposa viene rilasciato quando viene stimolata la cellula dall'adrenalina, dal sistema adrenergico. Ma vedete che mentre nel basale la liberazione di testosterone è molto ampia, nel soggetto obeso la liberazione di testosterone da parte del tessuto adiposo è veramente più bassa. Quindi c'è una captazione e una tesaurismosi del testosterone a livello del tessuto adiposo del soggetto obeso. Cosa fa questo testosterone nella cellula adiposa? Guardate che incremento notevole di aromatasi noi notiamo nelle cellule adipose del soggetto obeso, aumento di aromatasi che significa trasformazione di testosterone in estradiolo e questo è quello che succede poi nella produzione dell'estradiolo nelle cellule adipose. È chiaro che questo quadro ormonale non può far bene alla spermatogenesi. Noi non possiamo pensare di dare ancora testosterone per curare l'ipogonadismo dell'obeso e sperare che questo testosterone poi dia dei risultati positivi sulla spermatogenesi. Ecco che in questi casi il suggerimento che viene da noi da anni, ma che viene anche poi confermato a livello internazionale, è quello di usare l'antiestrogeno. Se noi usiamo l'antiestrogeno possiamo avere sicuramente un dato molto positivo sull'equilibrio ormonale e sulla spermatogenesi, come è stato provato da questo lavoro, ma vi garantisco che la terapia migliore per la fertilità e per lo stato di salute dell'obeso è il dimagramento. Se noi induciamo un dimagramento, l'incremento del testosterone e la caduta dell'estradiolo è qualcosa di veramente importante. Quindi la clinica. Ma l'infertilità dell'obeso è soltanto una conseguenza del disturbo endocrino? No, signore. Perché il grasso addominale interferisce significativamente con i sistemi che regolano la temperatura scrotale e lo scroto deve avere almeno 2 gradi e 2 diverso rispetto dalla temperatura corporea, altrimenti la spermatogenesi si annulla.
Noi l'abbiamo dimostrato ancora tempo fa con questo sistema, che ha dimostrato chiaramente che, a differenza di quanto avviene nel normale, la temperatura scrotale nelle 24 ore subisce nell'obeso un incremento significativo. L'aumento della temperatura modifica da una parte la spermatogenesi. Guardate che straordinaria trasformazione devono subire le cellule della spermatogenesi, partendo da spermatogonio a finire poi a spermatozoo. E la temperatura interferisce con questi meccanismi. Ma la temperatura interferisce anche con gli spermatozoi durante il transito epididimale. Il transito epididimale dura circa un mese. È una temperatura di 2 gradi più elevata e sicuramente espressione di anomalia funzionale. Vi faccio questo ragionamento. La membrana dello spermatozoo è un qualcosa di altamente specializzata per lo spermatozoo, perché esprime canali, recettori che devono avere un ruolo importante nell'attivazione della motilità dello spermatozoo e nell'attivazione della capacità fecondante. E le membrane, come voi sapete, sono formate da catene di fosfolipidi che si contrappongono con molecole di colesterolo che intersecano tra i fosfolipidi. Il numero delle molecole di colesterolo è variabile e varia da condizione a condizione. Quando noi siamo andati a studiare il colesterolo negli spermatozoi e ci siamo ricordati che la perdita del colesterolo di membrana che si verifica nel transito epididimale è la causa più importante, perché rende più fluida la membrana della cellula e quindi induce la motilità cellulare, quindi gli spermatozoi sono immobili prima di passare dall'epididimo perché hanno una membrana molto infarcita di colesterolo che ne blocca la funzione. Durante il transito epididimale perdono il colesterolo, compaiono sulla membrana meccanismi recettoriali e canali che attivano la motilità, e quindi la motilità è espressione del cambiamento della struttura della membrana di colesterolo. Se noi andiamo a vedere cosa succede nel numero di molecole di colesterolo di membrana dello spermatozoo in una condizione in cui per un mese i soggetti sono stati sottoposti ad aumenti di temperatura, questi sono giovani che hanno subito 2 sedute di sauna 2 volte alla settimana per un mese, guardate come cambia il colesterolo di membrana quando noi andiamo a verificare dopo 4 settimane. L'aumento di temperatura durante il transito epididimale modifica sostanzialmente la struttura della membrana, e questo fa sì che ci sia un'alterazione della stessa che comporta poi o una perdita di motilità o una capacità di attivare meccanismi che portano alla capacitazione e alla reazione acrosomiale. Questo è un altro esempio per dire: ma come deve essere lo spermatozoo? E io trasformerei la domanda: ma da chi viene questo spermatozoo? Non è infrequente che ci siano condizioni lavorative, oltre all'obesità, che determinino un incremento di temperatura dei testicoli. E che questo abbia un ruolo veramente nell'infertilità, guardate come nei soggetti infertili oligozoospermici di frequente abbiamo proprio questa alterazione di membrana che ha un ruolo. Ma voglio raccontarvi anche questa cosa: se cambia la membrana, come cambiano i recettori? Gli spermatozoi hanno una particolare capacità di sentire il calore. Hanno dei recettori di membrana che vanno proprio dove aumenta la temperatura, e questa si chiama termotassi ed è uno dei meccanismi che consente allo spermatozoo di attraversare il sistema riproduttivo femminile e di individuare l'ovocita, la termotassi, grazie proprio a questi recettori di membrana. Noi ne abbiamo studiato uno in particolare, il TRPV1, che è il più espresso a livello di spermatozoi. L'immagine dimostra chiaramente l'espressione di questo recettore sugli spermatozoi. Se noi in laboratorio attiviamo questo recettore, induciamo una migrazione degli spermatozoi verso proprio dove c'è l'attivatore del recettore stesso. Viceversa, se lo inibiamo, questi non si muovono. Quindi effettivamente ha un importante significato la migrazione verso il calore. Se andiamo a vedere come sono espressi questi recettori a seconda delle varie situazioni patologiche, vedete che la scarsa espressione di questo recettore è proprio caratterizzata dalla struttura della membrana degli infertili.
Questo lo saltiamo. Quindi per quanto riguarda l'obesità, noi possiamo dire che l'obesità sicuramente è caratterizzata da turbe della fertilità che si accompagnano a situazioni endocrine di cui dobbiamo tenere in conto, ad un aumento della temperatura, ad un aumento di estrogeni che possono essere in qualche modo oggetto di trattamento farmacologico, trattamento con HCG, ma di questo non ne parleremo. Un'altra situazione molto frequente è l'infertilità e il fumo e il tabacco. Perché a me interessa questa faccenda? Perché attraverso il fumo di sigarette normali, se si fumano tante sigarette, si accumula tanto cadmio. Il cadmio è una delle molecole di metalli pesanti più importanti che si accumulano nell'uomo proprio con il fumo di sigarette, oltre che nelle popolazioni che vivono in territori particolarmente inquinati. Il cadmio, una volta assorbito questo cadmio, ha un'emivita molto lunga, può arrivare fino a 16-17 anni, quindi bisogna stare attenti. Cosa succede per quanto riguarda poi l'attività di questo cadmio? In molti, da molti anni, ci dicono attenzione che il cadmio del tabacco altera la motilità e il numero degli spermatozoi. E già qualcuno ci dice forse le nuove modalità di fumo, vale a dire la nicotina in soluzione oppure il tabacco riscaldato, evitano l'assorbimento di questa sostanza. Staremo a vedere. Di sicuro esiste una riduzione della densità spermatica e della motilità in soggetti che hanno una concentrazione elevata seminale di cadmio, quindi il cadmio è associato a questi quadri seminali alterati. Di recente il gruppo di Catania ha fatto uno studio che ha confermato quanto vi ho detto, ma ha detto attenzione che il cadmio è nel liquido seminale, ma può essere anche in qualche modo combinato con gli spermatozoi. Cosa fa questo cadmio? Il cadmio somiglia molto allo zinco e al calcio, sono due cationi che esercitano importantissime funzioni fisiologiche sullo spermatozoo, soprattutto lo zinco che entra nelle cellule e lo zinco per la spermatogenesi ha un ruolo molto importante, pensate a come fa parte dei meccanismi di condensazione del DNA del nucleo dello spermatozoo, ma ancora il cadmio può legarsi alla calmodulina e quindi modificare tutti quanti i meccanismi posto-recettoriali quando richiedono il calcio stesso. Noi abbiamo studiato i recettori che legano lo zinco e i trasportatori dello zinco a livello delle cellule germinali. Vedete le sertoli, gli spermatogoni, gli spermatociti, gli stessi spermatozoi. Sono fortemente, come dire, espressivi di questo recettore, questo canale che regola l'assorbimento dello zinco. Ma cosa succede quando lo zinco viene trasformato dal cadmio? Cioè quando il cadmio prende il posto dello zinco? Paralizza il canale per lo stesso, quindi non c'è più possibilità di eliminare, come dire, l'attivazione di questo canale. Noi avevamo studiato a suo tempo che lo zinco nell'uomo, quando viene eliminato dalla membrana dello spermatozoo, consente poi l'attivazione dello stesso, quindi ci immaginiamo che il cadmio, paralizzando l'attività di questo recettore, possa essere effettivamente interferente la capacità riproduttiva dello stesso. Questa è una bellissima immagine, un'immagine che ho presentato proprio l'altro giorno ad Abano, perché sono studi proprio recentissimi. Attraverso questa microscopia elettronica associata ad una spettrometria a raggi X che ci consente di vedere la singola molecola che noi vogliamo studiare, in questo caso era lo zinco, che ci consente di capire dove è localizzata all'interno della cellula e ci dice anche quanta ce n'è, noi abbiamo capito che il cadmio è importantissimo per gli spermatozoi, perché ne troviamo tanto nella singola cellula, ma sappiamo anche dove trovarlo. Lo troviamo nella testa, lo troviamo nella coda e in parte anche nel middle piece. Ma la cosa più importante qual è? Che le concentrazioni seminali di cadmio correlano con la quantità dello stesso nei diversi siti che abbiamo studiato. Quindi è importante correlare la quantità con quello che serve. Ovviamente, se uno spermatozoo in qualche modo riesce poi a fecondare, vi ricordo, nella fisiologia voi siete maestri in questo, gran parte della membrana cellulare viene persa durante la fertilizzazione, la reazione acrosomiale.
Ma se invece noi utilizziamo uno spermatozoo per la ICSI e lo microiniettiamo nel citoplasma dell'ovocita, noi iniettiamo nel citoplasma dell'ovocita tutto quello che è legato alla membrana. E in questi casi iniettiamo nell'ovocita tutto quello che c'è, tipo il cadmio, che, come vi ho detto, interferisce con la calmodulina, interferisce con canali per gli ioni e può determinare alterazioni di vario ordine e grado. Non è casuale quello che già da anni ci dicono, che la presenza di cadmio è in qualche modo associata ad un ridotto rapporto di impianto, un'alterazione della crescita del trofoblasta, eccetera, eccetera. Quindi questo è un segnale molto importante che vi voglio dare. State attenti, uno spermatozoo, qualsiasi esso sia o appaia, non è detto che sia in grado di fecondare, ma forse anche per situazioni che non alterano la sua struttura, ma perché può essere il trasportatore di sostanze che poi noi iniettiamo nella cellula e che possono alterare il meccanismo intraovocitario stesso. Rapidissimamente, ho ancora qualche minuto, non, prego? Devo fare in fretta. Allora, rapidissimamente, questo è uno studio che rafforza la mia teoria di attenzione alle membrane. Signori biologi della riproduzione, non potete più iniettare uno spermatozoo intero perché dentro riportate tutto quello che si è legato alla membrana, che sono virus, che possono essere cationi, che possono essere come il cadmio, che possono essere come in questo caso il PFAS. PFAS che io ho studiato a lungo in Veneto, vi salto tutto quanto questo discorso e vi dico soltanto che il PFAS è fortemente legato agli spermatozoi. Guardate la concentrazione di PFAS negli spermatozoi dopo un'ora e dopo due ore di incubazione, a concentrazioni che sono presenti nel liquido seminale dei soggetti che sono stati inquinati, ma anche nel fluido follicolare delle donne che vivono in quella zona. Quindi stiamo attenti. Per concludere, cosa volevo dirvi? Che effettivamente dobbiamo avere uno sguardo diverso per la riproduzione, se vogliamo avere, come dire, dei risultati più chiari nel mondo delle tecniche di fecondazione assistita. Non consideriamo più lo spermatozoo una cellula a cui basta togliere via, inserirla nell'ovocita per avere il figlio, ma dobbiamo capire bene che cosa stiamo introducendo anche insieme alla cellula in quell'ovocita. Grazie mille. Rocco Lago si è perso. No, qualcuno mi dice che posso andare? Delle domande alla lettura, però dal momento che mi pare che il collegamento non è ancora stabilito, credo che si possano fare. Che dici, Andrea? Sì, una domanda che so fare. Ecco. Carlo, complimenti come sempre. La parte riguarda l'obesità. Uno è riguarda queste piani di dimagramento molto veloci, se hanno degli effetti. Tu hai fatto vedere che se si dimagrisce c'è liberazione di testosterone, immagino anche estrogeni, visto che certo. Vengono aromatizzati. C'è l'aromatasi. Il secondo è l'obeso prepubere, che non ha forme definite di spermatozoi, non ha forme mature. Ugualmente l'obesità in questo caso ha delle implicazioni oppure no? In termini anche di effetto termico? Sì, sicuramente sì, anche se credo che l'effetto termico, soprattutto nella fase adolescenziale, nella fase dello sviluppo del testicolo, possa avere addirittura un'influenza sulla quantità di cellule spermatogoniali che in qualche modo faranno parte poi del suo corredo. In effetti non è infrequente che i bambini obesi abbiano proprio un ipogonadismo anche nell'adulto. Invece
Carlo, ritornando alla relazione in cui hai dato molta importanza al cadmio, che è stata nella tua relazione un punto centrale, la mia domanda, curiosità, è questa: ma possiamo in qualche modo con delle terapie interferire in maniera positiva su questo legame col cadmio, o è irreversibile il legame che si forma nel recettore e quindi il fumatore è, il fumatore ovviamente di lunga data, è destinato a avere questo problema? Per quanto riguarda la fertilità, non vedo le terapie, vedo le tecniche di laboratorio. Io sono sempre stato a favore dell'approccio medico, ma questa volta devo dire che l'approccio di laboratorio può essere determinante, perché se questo cadmio si lega alle membrane, come sembra che sia ormai dimostrato, e che ne modifica la funzione, è lì che bisogna agire per cercare di eliminarlo con meccanismi di assorbimento che esistono. Ci sono delle sostanze che depauperano la membrana di alcuni elementi che si legano ad esse stesse, per esempio i PFAS noi riusciamo a toglierli, riusciamo a togliere il colesterolo di membrana, noi riusciamo a toglierlo tranquillamente con passaggi di laboratorio. È lì che forse dobbiamo andare a delle tecniche che siano in grado di purificare completamente lo spermatozoo prima di utilizzarlo. Il più completo dei trattamenti sia quello di usare il clomifene citato associato alla liraglutide, che ha un'azione molto importante sia nel riequilibrare il bilancio glucidico e così via, sia nella riduzione del peso. C'è una riduzione dimostrata del 10-12% nell'arco di meno di un anno di trattamento, ed è un trattamento assolutamente innocuo ma molto attivo. Lo sapete se avete fatto mai un'esperienza simile sull'uomo? No, sull'uomo io non ho esperienza di questo genere, ma certamente il razionale esiste. Noi nell'uomo solitamente, o quando è particolarmente obeso ed è particolarmente ipotestosteronemico, noi associamo all'antiestrogeno blande dosi di HCG per stimolare il testicolo, perché effettivamente per dare, come dire, una idea chiara alla spermatogenesi dell'impregnazione androgenica, dobbiamo stimolare le laidiche a produrre testosterone, perché altrimenti quello che c'è fuori non gli arriva mai. Grazie. Grazie. Bene, io chiuderei qua questa lettura e passiamo a... Grazie mille. Grazie. E dunque, abbiamo un po' di difficoltà con gli Stati Uniti, vedete che il Covid, per cui dobbiamo ancora spostare. Io inizierei con la sessione successiva, quindi inviterei Paola e Guido se venite per così iniziamo la nostra sessione, poi vediamo quando eventualmente il professor Albertini sarà disponibile. Inizi tu? Bello moderale, perché ci possiamo togliere la mascherina. Ringraziamo molto Andrea che ci dà questa opportunità di rivederci tutti quanti. E siamo anche molto contenti perché è il primo congresso in cui ci vediamo tutti quanti. Iniziamo subito questa sessione tutta sul problemi maschili. Iniziamo con la dottoressa Krautz che ci parla di impatto dell'età sull'integrità del genoma spermatico. Ciao. Allora, grazie, prima di tutto grazie a Giovanni e Andrea per questo graditissimo invito.
Grazie per la presentazione. Quindi se riesco a mandare avanti, io parlerò dell'impatto dell'età sul genoma spermatico. Questo è il signore più anziano neopadre nel mondo, 96 anni, e come vedete ha avuto una bambina apparentemente sana, quindi può succedere. Ovviamente per fortuna l'età media dei nostri pazienti in ambulatorio è decisamente sotto questa soglia, però come avete visto sicuramente nella vostra pratica clinica che c'è un aumento costante dell'età media, quella che la coppia cerca la gravidanza per quanto riguarda il partner maschile, spesso sopra 50, sopra 60 anni. Quindi ovviamente ci si domanda se questi spermatozoi che provengono da un uomo sopra 50 anni potessero essere diversi dal punto di vista genetico, anche perché i presupposti ci sono, cioè c'è un'esposizione più lunga, più duratura ai mutageni ambientali, c'è un aumento dei radicali liberi di ossigeno nella cellula perché c'è una riduzione del sistema antiossidante scavenger. Ci sono i meccanismi di riparazione del DNA che funzionano un po' meno e quindi tutto questo può portare effettivamente a delle alterazioni del genoma degli spermatozoi. Noi in questo review del 2019 abbiamo un po' riassunto quello che succede in queste cellule degli uomini con un po' di avanzamento dell'età. E in particolare io oggi vi parlerò delle anomalie cromosomiche de novo e del cosiddetto mutation load, la carica mutazionale de novo negli spermatozoi legato all'età. Ora, qual è l'età quando noi dobbiamo essere preoccupati? Cioè quando è che parliamo di un effetto negativo? Allora, nel 2003 questo gruppo francese, sulla base di dati epidemiologici, avevano predetto che l'età 40 anni dovrebbe essere la soglia sopra la quale potremmo avere delle difficoltà difficoltà di concepimento, quindi ci vuole più tempo per concepire e c'è un aumentato rischio di aborti. Ora, questi aborti ovviamente potrebbero essere legati a delle anomalie cromosomiche. Allora, le anomalie cromosomiche negli spermatozoi sappiamo bene che si può studiare con la FISH. Allora, in letteratura non è che ci siano tanti dati e quei dati che ci sono, cioè gli articoli, sono in genere su piccoli gruppi di soggetti e quando abbiamo scritto questo review appunto abbiamo avuto difficoltà di dire allora quale è veramente la situazione reale. Abbiamo concluso che ci sono dati conflittuali, eterogenei, qualcuno dice che aumenta addirittura 5 volte la disomia 21, altri invece non lo trovano, oppure il cromosoma 9 è stato chiamato in causa. Invece c'è molto più accordo tra i vari studi, 9 su 11 indicano che c'è un incremento moderato delle aneuploidie, dei cromosomi sessuali sopra 50 anni. Uno di questi studi, per esempio questo, che come vedete ha valutato la frequenza di spermatozoi XY, quindi disomici. Qui vedete questi numeri sono per 10.000 spermatozoi, quindi se guardiamo ovviamente si vede molto bene questo trend che aumenta con l'età, addirittura 3,5% di incremento annuale di numero di spermatozoi che portano XY, c'è un raddoppio di cellule ogni 30 anni, però se guardiamo proprio il numero assoluto vedete che parliamo di un 20, 25, 30 su 10.000 cellule, quindi in termini assoluti un po' meno importante, però in termini di trend vedete che è stato anche ipotizzato che questo potrebbe voler dire che un uomo più anziano sopra i 45 anni ha maggior rischio di generare un bambino Klinefelter. Io ho studiato per tanto tempo la mia tesi di dottorato di genetica umana, il cromosoma Y, sapete che ci sono queste delezioni del cromosoma Y che sono le cause più frequenti a livello molecolare di azoospermia e di oligozoospermia grave.
E ci siamo occupati anche dell'origine di queste delezioni. Noi sappiamo che nella stragrande maggioranza dei casi sono de novo, cioè il padre, se voi prendete il sangue dal padre, il padre non ha la delezione. Quindi potrebbe essere successo qualcosa perché lo spermatozoo, per esempio, ha portato un DNA frammentato, e se la frammentazione era proprio a livello delle regioni AZF, questo a livello embrionale non può essere riparato con la ricombinazione omologa. L'altra origine che abbiamo valutato era l'origine testicolare, ovvero che durante la meiosi possa avvenire questa delezione con un meccanismo che si chiama ricombinazione non allelica omologa. Quindi effettivamente abbiamo dimostrato che ogni due spermatozoi su 100.000 portano la delezione in un soggetto sano che ha una spermatogenesi normale, e che questo spermatozoo con la delezione, se va a fecondare l'ovocita, poi dopo nascerà il nostro paziente che vediamo in ambulatorio con azoospermia. Quindi c'è un mosaicismo, e questo mosaicismo abbiamo guardato se per caso aumenta con l'età. La verità è che non abbiamo visto effetto eclatante dell'età sulla quantità di spermatozoi che portano la delezione AZF. Vedete che per esempio qui a 36 anni questo ha avuto il meiotic rate più alto, quindi quasi 5 cellule ogni 100.000 spermatozoi, e un signore di 64 anni invece aveva 0,5 la mutation rate. E questo un po' noi abbiamo spiegato con il fatto che è un evento meiotico che evidentemente è meno suscettibile agli effetti dell'età. Ora, a parte studiare gli spermatozoi, il loro genoma, cromosomi con la FISH oppure con sequenziamenti, possiamo anche vedere ovviamente nei registri se i bambini neonati hanno dei problemi cromosomici e correlare con l'età dei genitori. In questo studio molto ampio del 2019 vedete che 12 milioni di bambini sono stati studiati dal punto di vista delle anomalie cromosomiche, e hanno visto che praticamente con l'età materna c'è un netto incremento di bambini nati con anomalie cromosomiche, mentre quando guardavano l'età paterna in correlazione con questo parametro vediamo come sì c'è un incremento, ma molto meno importante. E quello che è importante è che quando invece hanno aggiustato per l'età materna, questo effetto veniva a mancare, cioè vedete che c'è molto meno, anzi quasi nulla, di incremento di anomalie cromosomiche legate all'età paterna. Però noi sappiamo, questa è una meta-analisi recente, che invece ha dimostrato che sebbene i bambini che nascono, come avete visto, non hanno apparentemente problemi cromosomici legati all'età paterna, però gli aborti sono più frequenti, c'è un incremento, vedete già qui tra 40 e 44 anni, di 23% di aborti spontanei sotto 20 settimane. Sopra 45 anni invece siamo a un incremento del 43%. Questo fenomeno addirittura era più alto per il primo trimestre, arrivava a 73% di incremento. Quindi molto probabilmente, insomma, ci possono essere delle anomalie cromosomiche, quelle viste con la FISH negli spermatozoi, che magari provocano aborti, ma essendo stato l'aborto, poi il bambino che nasce, avete visto, sono sani. Questo invece fa vedere che quando troviamo un bambino con la traslocazione bilanciata de novo, nella stragrande maggioranza dei casi l'origine è paterna, e c'è una correlazione molto importante con l'età. Quindi questo è quello che io vi volevo dire per quanto riguarda i cromosomi e le anomalie cromosomiche de novo. Ora passerei alla seconda parte, che invece parlerò delle mutazioni spontanee, le mutazioni de novo, la carica mutazionale. Allora, prima di tutto le mutazioni de novo. Allora, noi qui, questo come si può studiare con gli studi trio, cioè padre, madre e il figlio.
si fa il, con il Next Generation Sequencing si fa il genoma, e sappiamo che metà del nostro corredo genetico viene dalla mamma, dal babbo, ma ci sono circa una quarantina, da 40 a 80 mutazioni che non hanno né il padre né la madre. Circa 3-9 in DELS, e poi abbiamo anche, per fortuna molto raramente, delle CNVs, che copy number variations, che sono delle delezioni, duplicazioni di più di 1000 paia di basi. Ora, questo, l'origine, diciamo, di questi de novo mutation proprio dimostrabile nel 90% provengono dalla gametogenesi. Gametogenesi che sappiamo che è pieno di eventi di replicazione del DNA, delle divisioni cellulari, che ovviamente predispongono a queste mutazioni puntiformi. Noi sappiamo che le donne, noi nasciamo già praticamente alla nascita con 22 mitosi e quello rimane, mentre nel maschio arriviamo a 20 anni con 150 mitosi. Quindi è intuitivo che avendo più eventi proni ai difetti, alle mutazioni, in effetti il ratio di origine delle mutazioni de novo è 4-1. L'80% delle mutazioni de novo vengono dal testicolo. E questo proprio si dice anche scherzosamente che la fabbrica dell'evoluzione è proprio il testicolo, perché proprio nel testicolo c'è questo movimento, diciamo, questa predisposizione per le mutazioni, che possono essere positive o negative. Ora, con l'età che cosa succede? Che praticamente a 40 anni già abbiamo 600 mitosi, quindi 5 volte maggior numero di mutazioni, quindi eventi, 5 volte maggior numero di eventi che sono predisponenti per le mutazioni. E qui ultimamente, sempre grazie al Next Generation, con gli studi TRIO, sono stati dimostrati benissimo la correlazione tra il numero di mutazioni de novo in relazione all'età paterna, e vedete come questo è molto più pronunciato rispetto all'età materna, perché, come vi ho detto, principalmente è legato alla mitosi. Cioè, nella donna non ce l'abbiamo più mitosi, quindi c'è meno questo effetto; nell'uomo invece tutti questi eventi mitotici aumentano la mutation load. E quanto aumentano? Ogni anno aggiuntivo di età paterna aggiunge da 1 a 3 di mutazioni de novo. E anche qui in 16 anni praticamente si raddoppia il numero di mutazioni de novo con le quali nasciamo. Ora, queste mutazioni possono essere mutazioni neutre, possono essere mutazioni invece che magari predispongono a delle malattie. E quindi parliamo di questo paternal age effect. Proprio partendo dai registri hanno visto che ci sono delle malattie monogeniche che aumentano con l'età paterna, e sono dei disordini dello sviluppo. E poi ci sono anche dati piuttosto consistenti, anche una recente meta-analisi che parla dell'aumento della schizofrenia nei figli di padri sopra 50 anni, e altri disordini neurologici, anche l'autismo è stato dimostrato. E poi abbiamo anche diciamo altre evidenze di predisposizione, cioè mutazioni che poi predispongono a disordini come per esempio il cancro o difetti congenici cardiaci. Quindi, quando noi parliamo di questo paternal age effect disorders, praticamente le classiche malattie sono queste autosomiche dominanti, che vuol dire che basta una mutazione, che nella stragrande maggioranza dei casi avviene durante la gametogenesi maschile, 20 volte più frequente rispetto alla gametogenesi femminile. C'è un effetto importantissimo dell'età, perché i bambini che nascono con queste malattie hanno 1000 volte più frequentemente un padre sopra 50 anni, e hanno una germline mutation rate piuttosto alto, 10^-6. Queste sono le malattie che qui vediamo riportati, addirittura anche appunto il MEN. Io sono anche endocrinologa, per cui noi vediamo questi pazienti con MEN, cioè la neoplasia endocrina multipla, che appunto sono legati a delle mutazioni a carico dei geni
che sono queste, questi sono geni che quando avviene una mutazione, in genere sono mutazioni molto particolari, attivanti, che cosa succede? Che viene praticamente conferita alla cellula che ha acquisito questa mutazione attivante in uno di questi geni, viene conferita un maggior grado di proliferazione. Quindi diventa una cellula molto più proliferante, cioè un'espansione clonale, immaginate quindi l'epitelio germinale, c'è cioè la cellula staminale, spermatogonio acquisisce questa mutazione e poi comincia a crescere e proliferare sempre di più. E questo hanno dimostrato elegantemente in questo studio di Maher, dove fettine di testicolo hanno fatto un immunostaining di questo MAGEA4, che è un marcatore della staminalità degli spermatogoni, hanno fatto una microdissezione di questi tubuli seminiferi, quelli più scuri, neri, e quelli più chiari. Più scuro voleva dire che c'erano più cellule che proliferavano, e guarda caso qui c'era, loro sono andati a vedere una mutazione particolare che dà questa malattia PAE, una delle malattie PAE, e hanno visto che proprio qui si trovava la mutazione che loro cercavano. La stessa cosa è stata dimostrata con un altro approccio, cioè hanno fatto delle fettine, tante fettine hanno del testicolo o soggetti di varie età, e hanno, questo è un heat map, più scuro è vuol dire più molecole mutate ci sono nel tessuto, e qui sono andati a cercare invece la mutazione hotspot che dà la sindrome di Apert, e vedete che per esempio questo ragazzo a 19 anni già ce l'ha degli spermatogoni che hanno già questa mutazione, mentre questo individuo qui non ha ancora avuto. Vedete come questo individuo di 62 anni ha tantissime fette con degli spermatozoi o spermatogoni che portano questa specifica mutazione. Quindi questo diciamo modello, che soprattutto è stato proposto da Gorelli e Wilkie, io qui ho aggiunto, questo è un esempio, questa è una di queste mutazioni attivanti che si chiamano anche selfish, che uno può acquisire come non acquisire, dipende, perché questo è un evento casuale, spontaneo, ma se lo acquisisce, vedete che con l'età si espande la popolazione degli spermatogoni che ha acquisito, di conseguenza dentro il liquido seminale avremo un arricchimento di spermatozoi che portano questa mutazione. E questa mutazione, essendo arricchito nel liquido seminale, ci sono tanti spermatozoi che lo portano, ha un rischio di trasmissione 10 alla meno 4, 1 su 10.000 spermatozoi. E questo è quello che darà questa malattia, queste malattie dominanti. Ovviamente anche, come vi ho detto prima, la mutation load, cioè la carica mutazionale, via via aumenta, ma sono delle mutazioni singole che possono essere di più nell'uomo più diciamo anziano, ma non c'è un arricchimento di una mutazione particolare nel liquido seminale, e quindi il rischio di trasmissione è molto minore. Quindi queste malattie PAE, ora, per fortuna sono rare, perché per fortuna uno su 50.000, uno su 15.000 nella popolazione generale, ma se guardiamo sopra 50 anni e confrontiamo quelli sotto 30, diventa 1 su 5.000, da 1 su 50.000, insomma c'è un grande cambiamento, c'è un rischio di quasi 10 volte quando uno ha 50 anni e genera un figlio che poi alla fine possa avere la sindrome di Apert. Per quanto riguarda invece le forme poligeniche multifattoriali, anche qui ci possono essere degli incrementi, ma non così elevati, anche se qui ovviamente parliamo di malattie più frequenti. Questo giustamente per dirvi quanto effettivamente sono state trovate delle mutazioni de novo nei bambini autistici, schizofrenici, in correlazione con l'età paterna, in dei geni che sono proprio geni candidati per queste malattie. Ora, io vi ho raccontato tutto il male possibile quando uno ha un padre sopra 50 anni, però fortunatamente c'è qualche cosa anche positiva quando uno concepisce con uno spermatozoo di un uomo sopra 50 anni. Perché?
Questo è il discorso del telomero. Il telomero sapete che è essenziale per la replicazione dei nostri cromosomi, dà la stabilità ed è importante perché predice la nostra salute, cioè più lungo è il telomero, più lungo possiamo poi vivere. E quindi sappiamo che con l'età purtroppo però questo telomero si consuma, vedete che c'è un calo diciamo della lunghezza, mentre negli spermatozoi c'è un trend opposto. Cioè praticamente come se durante la spermatogenesi ci fosse una selezione per le cellule staminali, germinali, con un telomero più lungo. Ecco il lato positivo. Perché? Perché in questo studio hanno guardato la lunghezza del telomero dei figli di quattro categorie di padri, cioè hanno distinto l'età del padre e anche l'età del nonno quando ha concepito il padre di questi bambini, quindi due generazioni. E come vedete hanno trovato che i bimbi nati dai padri un pochino più vecchi, che a sua volta loro sono nati dai padri un pochino più anziani, avevano il telomero più lungo. E quindi in questo studio poi hanno ipotizzato che questo potrebbe avere, ovviamente se il bambino nasce sano, potrebbe avere un vantaggio, quindi se non avrà tutte le malattie PAE e altre problematiche, però avrà questo beneficio, diciamo, della lunghezza del telomero. Quindi io per concludere, cioè, vorrei un po' concludere diciamo con un po' di domande. E ovviamente, come vi ho detto all'inizio, noi vediamo sempre più spesso pazienti che vengono con partner di 50-60 anni. Forse dovremmo un po' parlare anche del rischio riproduttivo che possono avere, quindi aumentato aborto, dei rischi per il bambino. E domanda, sulla base diciamo di quel mega studio direi che cromosomopatie sembrerebbe che non ci siano aumentate in relazione all'età, perché c'era qualcuno che parlava del NIPT diciamo per i feti con padri sopra 50 anni oppure addirittura del social freezing sotto 40 anni. Quindi con questo io ho finito. Brava. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per la bella presentazione, per essere stata nei tempi. Ci chiedono dalla regia di stare purtroppo assolutamente nei tempi, sì. Quindi lo dico anche per gli altri speaker. Ovviamente la relazione è molto interessante. Abbiamo visto che è in programma la discussione alla fine, anche perché i tre argomenti sono molto simili, per cui io credo che possiamo essere d'accordo nel fare una discussione unica. Ci sono delle domande sicuramente interessanti da fare, che però possono essere anche unite alle altre relazioni. Ok, perfetto. Quindi io vi chiederei di, sì, se siamo d'accordo, di fare un'unica discussione finale. Grazie. Invitiamo il prossimo speaker, che è la Donatella Paoli. La relazione RNA e funzioni dello spermatozoo, evidenze biologiche e cliniche. Grazie. Salve, grazie ovviamente a Giovanni e Andrea di questo bellissimo incontro. E quindi, come abbiamo visto, in realtà la qualità dello spermatozoo è decisamente importante per valutare la potenzialità fecondante e discriminare soprattutto una cellula, uno spermatozoo di alta e bassa qualità è difficilissimo perché ovviamente abbiamo diversi fattori che vengono implicati, che sono i problemi strutturali di questa cellula, sono anche quelli morfofunzionali e fattori intrinseci. Che significa non solo quindi DNA come pensiamo anche, ma addirittura anche RNA messaggero o microRNA. In realtà, se andiamo a vedere la storia dell'RNA nello spermatozoo, una storia molto lunga, comincia nel 1989 quando Pissot ha identificato sostanzialmente l'RNA nel spermatozoi umani di topo e di ratto, ma dobbiamo arrivare fino alla metà degli anni 90 per avere questa conferma da diversi studi indipendenti. E poi nel 2002-2004 Semmeyer ci caratterizza proprio grazie al Mercury Array questo RNA nello spermatozoo, dandoci anche delle funzioni. E
arriva la Next Generation Sequencing 2010 e quindi Kravets e Sander ci dicono che non c'è solo RNA, ma l'RNA messaggero nello spermatozoma, ci sono anche dei microRNA. E quindi abbiamo uno studio molto più complesso, più approfondito di questo RNA. Come vedete però la storia è molto lunga, come vi ho detto, perché se vedete è andata in parallelo con l'evoluzione tecnologica, no? Microarray, RT-PCR, microarray, Next Generation Sequencing, ma c'è stata anche tanta scetticismo all'inizio intorno alla presenza dell'RNA nello spermatozoo. Perché? Perché l'isolamento praticamente di questo acido nucleico nello spermatozoo è molto impegnativo, è molto difficile, uno spermatozoo ha circa 10-50 femtogrammi di RNA, cioè 1000 volte meno di una cellula somatica, ha 0,3 femtogrammi di small non-coding RNA rispetto a 1-3 picogrammi. Non solo, nel campione seminale noi abbiamo non solo spermatozoi, abbiamo anche cellule non emaspermiche che fanno da contaminanti perché possono contenere almeno 100 volte più RNA degli spermatozoi. Però a questo punto perché gli spermatozoi dovrebbero contenere RNA? Gli spermatozoi contengono RNA perché durante la spermiogenesi, prima del silenziamento trascrizionale, si ha un'onda trascrizionale veramente intensa, massiva, e questi RNA vengono protetti diciamo all'interno di complessi ribonucleoproteici e nel frattempo chiaramente si ha poi la condensazione nel nucleo, sempre durante chiaramente la spermiogenesi, cioè la sostituzione degli istoni con protamine, quindi il silenziamento trascrizionale e il blocco traduzionale. Contemporaneamente quindi una parte di questi RNA verranno anche degradati. Quali? Prima di tutto l'RNA ribosomiale, perché questa è una cellula che non traduce, quindi deve bloccare subito il sistema traduzionale, e poi degli RNA anche codificanti, mentre altri RNA codificanti vengono salvati, vengono protetti dalla degradazione. E quindi possiamo dire che gli RNA messaggero dello spermatozoo, in realtà quelli che vengono in un certo senso protetti, sono dei residui di trascritti non tradotti, e quindi sono un po' una registrazione, un'impronta digitale della spermatogenesi, e questi trascritti conservati possono darci delle indicazioni sulla fedeltà proprio degli elementi, degli eventi molecolari che si hanno durante la spermatogenesi. Ma quali di questi RNA vengono conservati? Questo è un articolo uscito qualche mese fa, tra l'altro Giovanni mi ha segnalato proprio su Molecular Human Reproduction, e questo lavoro tra l'altro fatto veramente molto bene, e va a identificare una serie di RNA messaggeri, come mediante l'NGS, che utilizza dei parametri per valutare i livelli di trascritti, questi che sono i frammenti per chilobasi, per esoni, per milioni di riz mappate, sì, una cosa insomma trascendentale, però utilizza questi parametri, e questo studio diciamo ci distingue gli RNA messaggeri dello spermatozoo in espressi, altamente espressi, ubiquitari. Allora, quello che trova, riesce a identificare circa 13.000 RNA messaggeri, 13.000 trascritti all'interno di uno spermatozoo, di cui circa il 40% sono altamente espressi, il 6% sono ubiquitari, cioè sono presenti in tutte le popolazioni e in tutti i pazienti, e circa il 27% sono post-testicolari. Tra gli ubiquitari, tra quelli presenti in tutte le cellule, in realtà la top 10 la vedete proprio in questa slide. Come vedete abbiamo dei geni tra l'altro noti alla maggior parte di noi, cioè le protamine 1, protamine 2, le proteine di transizione, ma anche geni che sono associati alla motilità di questa cellula. Quindi andando a fare un'analisi di una clusterizzazione con dei database Genoncology Revigo, cioè fondamentalmente andando a raggruppare tutti quegli RNA che hanno la stessa funzione, possiamo dire che tra gli espressi abbiamo cluster della spermatogenesi, cioè tutti quegli RNA che sono importanti per la divisione cellulare e la differenziazione,
riproduzione, ma abbiamo anche dei cluster che sono della riproduzione, cioè non tanto associati alla gametogenesi ma alla fecondazione, e anche qui potete vedere dei geni sicuramente abbastanza noti, no? La fosfolipasi CZ1, ACAP, che è importante per la motilità degli spermatozoi, ma anche per esempio STAT4. Tra gli altamente espressi, quali sono? Quelli che per questa cellula, per lo spermatozoo, l'RNA è importantissimo e quindi ha un ruolo importante. Quale? Decisamente tutti quei praticamente RNA che sono coinvolti nel ciclo cellulare, nella riproduzione, nella risposta cellulare allo stress. E poi abbiamo gli ubiquitari, che sono invece quegli RNA praticamente che hanno un ruolo specifico per questa cellula, un ruolo proprio ben determinato, cioè quelli che sono associati allo sviluppo praticamente degli spermatozoi. Insomma, se andiamo a vedere, la maggior parte di questi RNA che rimangono all'interno dello spermatozoo sono degli RNA che hanno diciamo una notevole importanza per la divisione e per la differenziazione cellulare, ma non ci sono solo questi, ci sono anche altri RNA che sono post testicolari, cioè RNA post testicolari sono quelli che sono veicolate da microvescicoli che si chiamano epididimosomi, quando lo spermatozoo passa attraverso l'epididimo e quindi si ha la maturazione, lui acquisisce altri RNA all'interno praticamente di queste vescicole e le può chiaramente importare, per così dire, all'interno dello spermatozoo. E questi RNA sono importanti non tanto pre-fecondazione quanto post-fecondazione, nei processi post-fecondazione. Questo lavoro di Jodar, che è molto interessante, va a crociare che cosa succede se andiamo ad integrare tutti i dati che abbiamo della trascrittomici e chiaramente anche proteomici del testicolo dello spermatozoo. Quello che vediamo è che gli RNA più abbondanti testicolari sono quelli che vengono trascritti durante la spermatogenesi, ma poi vengono eliminati durante la spermiogenesi, durante fondamentalmente la estrusione, no, del citoplasma dallo spermatozoo, e sono associate a proteine importanti a livello della, diciamo, associate alla differenziazione degli spermatozoi, alla motilità, alle fecondazioni. Abbiamo degli RNA che sono invece trattenuti all'interno della cellula, non vengono eliminati con la goccia citoplasmatica, e anche qui questi sono associati praticamente a proteine importanti per l'embriogenesi, tipo appunto il centrosoma, il citoscheletro, e poi abbiamo anche dei trascritti che possono essere eliminati con la goccia citoplasmatica o rimanere all'interno della cellula, che insomma sono invece associati a proteine coinvolte nell'espressione genica, nello splicing e nella catena di trasporto. Ma un gruppo importante, come vedete qua, sono quelli che vengono acquisiti dalle microvescicole epididimarie, che invece sono associate proprio all'organizzazione della membrana e all'omeostasi lipidica. Quindi di tutti i trascritti probabilmente dello spermatozoo, circa il 52% vengono trascritti, e il proteine importanti, come vedete, in tantissime funzioni, centrosoma, citoscheletro, regolazione post-trascrizionale, ma il 20% non codificano, cioè che cosa sono? Sono i mRNA, microRNA, sono i più RNA. Quindi quello che succede è visto, diciamo, abbastanza chiaro in questa slide, cioè buona parte degli RNA provengono, come vedete, dal testicolo, e una parte invece vengono importati dalle microvescicole degli epididimi, dalle vescicole seminali, dalla prostata. In queste vescicole abbiamo RNA e proteine. Questi interagiscono ovviamente e questa interazione è importantissima, perché lo spermatozoo non solo importa RNA e proteine, ma ricordiamoci che esporta anche proteine nel fluido seminale, quindi c'è una comunicazione bidirezionale importantissima e che complica un po' anche tutti i nostri studi. Ma che funzione ha l'RNA nello spermatozoo? Ha una funzione senza dubbio nella fecondazione, negli eventi dell'embriogenesi, quindi questi RNA intatti potrebbero essere tradotti durante l'embriogenesi e utilizzando chiaramente il meccanismo di traduzione dello zigote o dell'ovocita, oppure possono essere importanti per la maturazione degli spermatozoi. In realtà che diciamo gli RNA sono coinvolti nella fecondazione degli eventi
pazienti dell'embriogenesi, già ce l'aveva detto Ostenmayer nel 2004, ci aveva praticamente dimostrato che gli spermatozoi rilasciano RNA all'ovocita. E ultimamente, 2 anni fa, questo studio, facendo un'analisi integrativa dei profili di diciamo proteometri e trascrittomici di spermatozoi, ovocita e blastocisti, identifica 11 proteine della blastocisti che hanno una probabile origine da una traduzione dell'RNA dello spermatozoo. Come vedete in questo grafico sono delle proteine, sono dei trascritti che sono molto alti nello spermatozoo come quantità, non sono presenti nell'ovocita, ma poi abbiamo dei livelli decrescenti e graduali nella fase dell'embrione preimpianto. Ma hanno, diciamo, una influenza a livello clinico? Sembrerebbero di sì, perché come si dice appunto Garcia Herrero, addirittura gli spermatozoi che inducono una gravidanza dopo ICSI rispetto a quelli che non inducono gravidanza hanno un trascrittoma in realtà diverso. Ma sono importanti anche per la spermatogenesi? Sì, sono importanti perché, come abbiamo detto, fungono da impronta digitale, cioè ci danno l'idea di come è avvenuta la spermatogenesi in quelle cellule, in quelle popolazioni cellulari, quindi potrebbero essere come dei biomarcatori, ma questo lo abbiamo visto anche noi. Noi abbiamo studiato l'espressione genica di due proteine, che è Ropporin e Cabir, che sono downregolate negli assenozoospermici, ma altri autori hanno trovato una downregolazione di CREM, che è un fattore trascrizionale, negli oligozoospermici, ancora altri la protamina 1 e 2 nei teratozoospermici. Noi in particolare, prima parlavamo di anziani, abbiamo anche studiato tra i 50 e 80 anni e abbiamo questi pazienti, abbiamo visto che in questi pazienti gli spermatozoi hanno non solo un'alterazione dell'integrità cromatinica, ma anche della trascrizione delle protamine 1 e 2, cioè abbiamo fondamentalmente un alterato rapporto PRM1-PRM2 dei trascritti, oltre che di un profilo praticamente di Mirna. Questo è importante dal punto di vista della fitness riproduttiva di questi pazienti, chiaramente nell'aging, anche perché se vedete bene in letteratura, il rapporto alterato di questi trascritti delle protamine sono associate con la poliabortività, sono associate con anche un fallimento della ICSI e della FIVET. Quindi questi RNA, volendoli a questo punto classificare, facciamo una categoria, chi sono? Sono dei residui del processo della spermatogenesi che non hanno una funzione nell'ovocita, alcuni RNA invece hanno un'origine nella spermatogenesi e hanno anche una funzione nell'ovocita, vedi la fosfolipasi CZ1, alcuni invece sono proprio strani, come abbiamo detto, vengono acquisiti dopo, praticamente durante il passaggio al liquididimo, e altri sono non codificanti, probabilmente post-testicolari, perché dei 22.000 trascritti che ad oggi si sa che lo spermatozoo praticamente scrive, circa 700 sono ad alti e bassi livelli e l'1% di tutti questi sono small non coding RNA, cioè sono Mirna o frammenti di transfer, doppiwi o RNA mitocondriali. Il 7% dei small non coding sono i Mirna, ma quelli che poi conosciamo più e abbiamo più informazioni, perché sono presenti in tanti fluidi, perché li abbiamo studiati tutti per, come marker, soprattutto nell'oncologia, ma anche noi nella riproduzione, perché sono presenti nel plasma seminale, negli epididimi, nello spermatozoo e anche chiaramente nella prostata. Che funzione hanno nella riproduzione? Soprattutto possono essere dei marcatori? In realtà questa review ci dice di sì, nel senso che sono presenti in notevole quantità nei normozoospermici e determinati famiglia di Mirna, che ormai abbiamo identificato, la 34A, B e C, ma anche il 1246, 34C. Questi Mirna sono dei Mirna che importanti, perché sono regolati direttamente dalla P53 e sono un'upregolazione induce un blocco praticamente del ciclo cellulare. Non solo, ma abbiamo visto da studi caso controllo che in realtà questi Mirna, il 34B, il C, il 122, sono downregolati negli oligo e negli astenozoospermici, ma anche
negli unexplained, cioè in quelli in cui praticamente non è spiegata l'infertilità, perché hanno delle caratteristiche seminali nella norma, ma hanno delle caratteristiche strutturali molecolari alterate. Noi stesse l'abbiamo vista in condizioni ma molto estreme, perché l'abbiamo studiato questi profili di Mirna negli azoospermici, nel plasma seminale, e abbiamo rilevato proprio una downregolazione anche qui di questa famiglia 34C e del 122. In realtà, se andate a vedere la letteratura, si cominciano a identificare qualche MIR candidato di alterazioni della spermatogenesi, come il 34, come il 203, come il 122, perché è una famiglia di MIR che va a bloccare, se appregolata, la trascrizione, la traduzione delle protamine e delle proteine di transizione. Hanno un'importanza anche nello sviluppo embrionale, sembra, perché nel MIR34C in particolare paterno si è visto che può svolgere un ruolo nelle prime fasi di sviluppo dell'embrione. Addirittura questo studio dell'anno scorso intanto lo riconosce come un MIR non solo abbondante negli spermatozoi ma tipico degli spermatozoi, e poi è associato addirittura con dei parametri cinetici del sviluppo embrionale. Questo è uno studio che stiamo facendo anche noi, ovviamente sono dedicati, non uno studio pilota, ancora di più vi ho portato dei dati veramente preliminarissimi in cui stiamo studiando il 34C, ovviamente con la fecondazione assistita del Policlinico Umberto I, col centro di PMA, e abbiamo visto che i pazienti, sono dei dati veramente minimi, però insomma dei pazienti che hanno avuto gravidanza, gli uomini hanno non solo una minore integrità cromatinica, e questo non ci ha sconvolto chiaramente, anzi ci ha risollevato, ma anche un trend di aumento di questo MIR34C. E perché dovrebbero essere così alterati i MIR? Che cosa succede? Succede che probabilmente vengono, se hanno una repressione del fattore di trascrizione o una delezione o addirittura un'ipermetilazione, come ci dice questo studio dell'anno scorso, che in realtà non solo negli asteno, terote e oligo si ha un'alterazione e quindi una downregolazione di questo MIR34C, ma si ha anche una ipermetilazione del suo promotore, che è associato tra l'altro anche a, se andiamo a vedere, che sono i pazienti fumatori, perché in realtà lo stile, l'attività fisica, lo stress, l'invecchiamento sono importanti fattori che vanno a influenzare il metiloma del DNA e quindi anche i loci che codificano per i nostri MIR, e quindi livelli alterati di MIR possono portare dei cambiamenti addirittura nei fenotipi della prole, tant'è vero che questo studio secondo me bellissimo, in cui va effettua una microiniezione di RNA testicolare di spermatozoi di topo, lì vengono iniettati in embrioni unicellulari, sostanzialmente richiama lo studio, porta alla formazione, l'iniezione di questo RNA a praticamente a dei topi che hanno un fenotipo uguale al fenotipo dei topi in cui è stato estratto l'RNA, cioè obesi. Cioè questi diversi microRNA avevano un'espressione aumentata nei maschi che venivano alimentati con una dieta ricca di grassi e ricca di zucchero. Quindi in realtà questo studio ha evidenziato proprio che l'RNA è un vettore epigenetico. E come lo possiamo vedere? Lo possiamo vedere, come ci dice questo paper, come un cavallo di Troia, nel senso che l'RNA dello spermatozoo può essere un cavallo di Troia, perché una volta che l'ovocita ha accettato lo spermatozoo per la fecondazione, può subire una manipolazione a sorpresa del suo macchinario di fecondazione a benefici proprio dell'aplotipo paterno. E quindi questo infatti apre tutta una, veramente una visione enorme sulla possibilità che lo stile di vita paterno possa influenzare la salute chiaramente della prole, quindi apre uno scenario impegnativo sulle malattie a lungo termine, ma sicuramente, visto se non sbaglio che c'è Rino Stupia che ne parlerà molto molto meglio chiaramente di me.
E inoltre, quindi questi MIR allora potrebbero, o il nostro RNA, come diciamo, potrebbe essere un marcatore. Come sappiamo benissimo, il biomarcatore deve essere specifico, sensibile, e la fonte deve essere facilmente accessibile. I microRNA in realtà si trovano in circolo, diciamo, in vari fluidi corporei, possono essere rilevati a bassissima quantità, e questo addirittura prima ancora, l'aumento si ha prima ancora della proteina, e questo è molto importante. Diciamo interessante, tant'è vero che il mondo dell'oncologia si è lanciato e ci sono dei MIR che sono diciamo anche dei buoni candidati, ma anche il mondo della riproduzione in realtà, perché i pazienti fertili e infertili hanno un profilo, diciamo, di mirnoma, come viene detto così, diverso. Ma a che punto siamo? A questo punto è da fare, diciamo, un po' vedere a che punto siamo. Siamo, come dico qui, un work in progress, nel senso ci mancano ancora delle cose da evidenziare. Intanto l'identificazione di candidati e dei MIR e soprattutto dei bersagli di una malattia non è così semplice, non è così semplice, perché abbiamo tanti strumenti, forse anche troppi, perché insomma gli strumenti di bioinformatica, a volte, se si usano dei software diversi, si hanno anche dei risultati diversi. La presenza dei MIR nei campioni biologici è molto bassa, quindi significa utilizzare delle metodologie idonee e sempre più sensibili per non avere dei risultati diciamo discordanti, e soprattutto dei protocolli chiaramente per la raccolta e per l'elaborazione più uniformi possibili. Importante, se parliamo di MIR e di RNA, è chiaramente la ho finito. È la normalizzazione, che deve, a volte può portare a conclusioni chiaramente ambigue, e anche la validazione dei dati, perché tutti questi studi, che alcuni ve ne ho portati ma ce ne sono veramente molti, sono dei studi casi controllo, e non dimentichiamo che devono essere testati in popolazioni più grandi prima di essere usati come biomarcatori. Quindi senza dubbio possiamo dire che tutti gli studi condotti fino adesso ci hanno permesso di capire i complicati pathway della spermatogenesi, della fecondazione, dell'embriogenesi, e quindi ci hanno arricchito molto, hanno arricchito il nostro sapere. E non ci dimentichiamo mai che nello studio, nella ricerca, il primum movens è ovviamente il sapere. Passi abbastanza avanti abbiamo fatto per il biomarcatore, e ovviamente per i target clinici, per i trattamenti, siamo ancora, insomma, un po' più lontani. Grazie. Grazie mille per la interessantissima relazione. Adesso invitiamo Andrea Garolla, che concluderà questa sessione con la qualità seminale in progressivo declino, e poi faremo una discussione su tutte e tre le relazioni. Grazie Paola, grazie ai moderatori, agli organizzatori, in particolare Andrea e Giovanni, che hanno voluto che fossi qui, ma soprattutto perché hanno voluto una sessione d'inizio di convegno completamente andrologica. Non è così frequente nei convegni di medicina e riproduzione. Li ringrazio, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo staccato tutti i collegamenti con New York, e quindi ci siamo presi tutto l'inizio. La domanda è questa: qualità seminale in progressivo declino con un punto di domanda. Io rispondo già di sì e inizio a raccontarvi. Inizio a raccontarvi intanto che non è il liquido seminale il parametro migliore per dire se noi stiamo andando verso un declino, però un parametro semplice da utilizzare, ed è un parametro che può essere utilizzato su grandi numeri. Non è il parametro più indicativo, perché la fertilità, l'abbiamo detto tante volte, non è il liquido seminale. Comunque vedete quanto varia a seconda dei giorni in cui lo raccogliamo. Sappiamo che un normale liquido seminale può essere non frutto di fertilità, così come un liquido alterato invece può dare origine a una gravidanza. Ancora, il liquido seminale è espressione solo di quello che noi vediamo all'esterno, ma non di come funziona il testicolo. Ricordiamocelo questo, perché alla fine ci tornerà utile.
Io vi ho portato questo lavoro che forse è il lavoro più completo, più esteso, con più numeri, che è andato a vedere sia la conta totale che la concentrazione di numeri molto grandi di soggetti e per valutare la variazione di questi parametri dal 1970 al 2011. Quindi voi capite un lasso di tempo veramente grande e questi autori ci dicono: attenzione, 50-60% di calo di numero di spermatozoi in 40 anni. Guardate che siamo passati da una media di 92 milioni per millilitro a una media di 66 e da 295 a 212 come conta totale. Beh, uno potrebbe dire siamo ancora nella norma, però teniamo conto delle deviazioni standard e all'interno di queste popolazioni quanti invece possano avere parametri bassi. Questi altri autori ci dicono non guardiamo solo il numero, non è solo il numero di spermatozoi che sta calando, stanno calando anche le caratteristiche qualitative, quindi la motilità, la morfologia, la vitalità, e voi che siete del settore sapete quanto questi parametri siano importanti poi per i risultati. Addirittura gli esperti di banche del seme si sono lamentati che fanno più fatica di una volta a trovare dei donatori che abbiano dei parametri adeguati, che rientrino in quei quartili richiesti, perché se loro confrontano i donatori di 30 anni prima con quelli di adesso, trovano una qualità sia numerica che qualitativa completamente ridotta. Questi autori ci suggeriscono di guardare anche agli animali che ci circondano per avere un parametro del calo della fertilità. Ci dicono attenzione, guardate per esempio al cane, il cane il miglior amico dell'uomo, il più fedele che ci sta vicino. I dati metaanalitici di questo studio degli ultimi 26 anni ci dice che il seme del cane, che io fino a qualche anno fa non lo sapevo, ma viene analizzato tale quale quello dell'uomo, ha avuto un declino che è parallelo a quello dell'uomo. Ci dicono che in effetti l'uomo vivendo con il cane è esposto agli stessi inquinanti, e ci dicono anche che questi inquinanti devono essere considerati nel loro insieme, lo chiamano polluttoma. Tutto quello che è messo insieme durante la vita va ad impattare sulla fertilità, sin dal momento del concepimento. Infatti noi sappiamo che queste sostanze sono presenti anche nel grembo materno e possono già trasferire i loro effetti dannosi sull'embrione. Quindi embrione e poi tutta la vita fino alla vita adulta. E proprio per un meccanismo, abbiamo sentito prima, epigenetico, possono essere poi trasferiti alle successive generazioni. Questa riflessione mi ha fatto venire in mente uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa, una decina di anni fa. Il professor Romagnoli del Dipartimento di Veterinaria un giorno è venuto da me, toscanaccio, mi dice ho saputo che voi fate gli studi con la spirina, no, questo è un altro accento, non importa. Comunque, che fate gli studi, ho fatto tre regioni in un colpo, che fate gli studi con l'ago aspirato testicolare. Io ho un problema in questo momento, ho dei cani campioni che sono stati insigniti di vari premi, che valgono una montagna di soldi, ogni monta i padroni diventano ricchi, che mi fanno delle monte bianche. Dice, non mi era mai successo, io devo capire che cosa sta succedendo, voglio che tu mi dia una mano con l'ago aspirato, andiamo a vedere se questi cani hanno un'alterazione seminale che corrisponde a un'alterazione testicolare. Allora io mi sono fatto prendere dall'entusiasmo, ho detto subito sì, organizziamo questo studio, vengo volentieri a fare questo. Questi sono un po', vedete,
tutti i parametri che noi poi abbiamo trovato con i vari quadri che sono simili a quelli dell'uomo. Ma il fatto è stato molto diverso da quello che io mi aspettavo, perché quando sono andato nel suo ambulatorio immaginavo di trovare un cagnolino tipo questo e mi immaginavo di trovarlo in queste condizioni, già pronto con le gambe aperte, addormentato. E mi si è presentato un affare del genere, vi garantisco che è stata un'esperienza abbastanza inquietante, la mia faccia deve essere stata più o meno questa, al che io distinto subito è stato quello di uscire dalla porta. Il professor Romagnoli ha capito, mi ha detto no, non preoccuparti, c'è qui l'anestesista, adesso finché noi ci facciamo un caffè, io avevo bisogno di tutto perché del caffè in quel momento, e lui ce lo addormenta. In effetti noi siamo tornati, il cane era molto tranquillo, un po' alla volta si è addormentato e quindi ho preparato tutta la mia strumentazione e ho preso in mano il testicolo. In quel momento ha aperto gli occhi e mi ha guardato, sembrava, vi giuro, mi dicesse tu prova solo a toccarmi e vedi quello che ti succede. Però insomma poi lo hanno addormentato veramente, siamo riusciti a fare tutto ed è venuto fuori quel lavoro che ha confermato in realtà già molti anni fa quello che ci diceva il lavoro degli inglesi, che quindi i cani hanno le stesse problematiche dell'uomo e ci sono sempre più casi di infertilità. Noi abbiamo, dicevamo prima, una situazione di più o meno medie normali. Però non sono le medie che noi dobbiamo guardare, dobbiamo guardare il fatto che c'è un declino progressivo. E che ci sia un declino progressivo ce lo dicono anche i parametri di riferimento. Se voi guardate tutti i WHO che sono usciti e adesso abbiamo questo caldo appena uscito, voi vi accorgete che i parametri di normalità stanno sempre più riducendosi, tanto che addirittura adesso abbiamo ridotto ulteriormente anche il parametro della motilità normale, che vedete è sceso addirittura dal 30% a più B. Quindi questo deve farci fare una riflessione. Questa scienziata si è molto agitata parlando di queste cose e ci ha detto facciamo attenzione, perché questa è una situazione che noi non dobbiamo osservare, dobbiamo cercare di modificare, perché c'è una serie di veleni, così li ha chiamati, che potrebbe portare la nostra specie, negli anni ovviamente, all'estinzione, ma anche a problematiche di salute molto maggiori. Quali sono i veleni? I veleni sono tantissimi. Io che ho provato a metterli tutti assieme ho fatto fatica a farli stare tutti in una diapositiva e vedete che c'è l'ambiente, c'è il cibo, ci sono le infezioni, ci sono gli stili di vita, ci sono adesso anche i problemi delle onde elettromagnetiche che stanno crescendo sempre di più. E verosimilmente qualcuno me lo sono anche dimenticato. Ma il problema non è tanto quello dei singoli elementi. Il problema vero che dovrebbe essere affrontato veramente è quello dell'insieme di queste sostanze, cioè i cocktail. Noi guardiamo sempre ai livelli tollerati e diciamo, beh, tanto questa sostanza è a un livello tollerato nell'acqua, nei cibi, nell'aria. È completamente sbagliato. Dobbiamo cominciare a cambiare la nostra filosofia, perché è l'effetto somma poi che fa il danno. Il danno endocrino è quello che noi endocrinologi guardiamo di più ed è quello che ha portato negli anni a conoscere la sindrome da disgenesia testicolare, quella sindrome che mette insieme l'ipospadia, il criptorchidismo, il tumore del testicolo e il calo del numero degli spermatozoi. Se noi guardiamo l'andamento degli anni, tutte queste patologie sono in incremento. Questo è l'esempio del tumore del testicolo, voi sapete che è il tumore più frequente nei giovani maschi ed è molto in crescita, per fortuna invece il tumore del collo dell'utero
è stabile, vedete il criptorchidismo, vedete l'ipospadia e abbiamo parlato tutt'oggi del calo del liquido seminale. Noi che da 15 anni monitoriamo i liquidi seminali dei nostri pazienti abbiamo osservato circa un 15% di calo sia della concentrazione che della conta. Allora gli americani, che sono sempre avanti, ci dicono: attenzione, bastano 4 semplici cose per migliorare la fertilità dei soggetti infertili. Bisogna che prendiate gli antiossidanti, per esempio i pomodori che hanno il licopene, bisogna che non mettiate i computer sulle gambe perché riscalda i testicoli, bisogna che facciate dei bagni freschi, e bisogna che beviate caffè perché stimola la motilità, ma non troppo perché altrimenti intossicate gli spermatozoi. Io vi do una brutta notizia, soprattutto per noi maschi. E questi tre vizi che ci danno un po' il sale della vita, il bacco, tabacco e venere, purtroppo riducono lo spermatozoo, non solo l'uomo, in cenere. E di Venere abbiamo parlato tante volte, le malattie sessualmente trasmesse che sicuramente incidono sulla fertilità e quindi tutto il discorso dell'HPV, sapete, è un nostro cavallo di battaglia, ma non è questo il momento. Il tabacco, il professor Foresta vi ha raccontato molto bene di come il cadmio abbia un effetto negativo. Qualcuno dice: ma stiamo fumando sempre meno. È vero, vedete come sta calando nel mondo il fumo di tabacco, ma purtroppo i ragazzi giovani invece stanno avendo un trend diverso. Me lo dice mio figlio, che è proprio in questa età, e mi dice: attento papà, che invece i ragazzi stanno fumando sempre di più, e forse per loro, che hanno un'estensione della vita molto più lunga con il fumo, è un problema. Ma io vi voglio parlare di questo, di Bacco. Parlo del vino, ma potrebbe essere traslato anche ad altri alimenti. Perché Bacco? Perché ultimamente è venuto alla ribalta il problema degli erbicidi, in particolare il glifosato, che viene utilizzato veramente in modo estesissimo nelle colture di cereali, vigneti e tante altre coltivazioni. È un diserbante universale, fa fuori assolutamente tutto. E qualcuno si è posto il problema della sicurezza e ultimamente è stato anche indagato come interferente endocrino. Ci sono vari lavori che parlano di questo, io vi porto uno tra tutti perché non abbiamo abbastanza tempo per valutarli. Vi dico che questi autori ci dicono che questa sostanza viene trovata nell'acqua, nelle acque dell'ambiente, quindi le acque reflue da queste attività di diserbazione, credo che si scriva, non lo so, diserbo forse, e residui sono stati trovati anche nelle uve e nel grano. E gli studi sugli animali hanno scoperto che questa sostanza ad elevate concentrazioni dà sia problemi neurologici che problemi di riproduzione. Allora, noi siamo stati incaricati da una ditta che si occupa di glifosato di studiare questa sostanza in ratti sprague-Dawley. Noi abbiamo studiato il glifosato come sostanza e altri due erbicidi che contengono il glifosato, e abbiamo messo a confronto questa esposizione con l'assenza di esposizione, ratti che assumevano acqua non inquinata. Sono state utilizzate tre dosi, 0,5, 5 e 50 mg per chilo di peso corporeo al giorno, che è quella stimata a cui potrebbero essere esposti questi animali a seconda della zona dove si trovano, dal sesto giorno di gestazione della mamma, quindi addirittura quando erano nel grembo della mamma, fino al giorno, alla settimana 17, quando sono stati sacrificati. Vedete, sono 4 gruppi e ciascun gruppo ha i 3 dosaggi e vengono confrontati con il controllo per le 3 sostanze di cui vi ho parlato. Noi abbiamo fatto test
tutto sommato abbastanza grossolani. Avete sentito quanto cose molto più piccole possono influire sulla bontà della fertilità. Abbiamo studiato la conta, abbiamo studiato l'attività mitocondriale, quindi la vitalità in parte, abbiamo studiato la frammentazione. E guardate quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato che sulla conta, tutto sommato, non ci sono grossi problemi né per il glifosato né per gli altri due prodotti in commercio. Però già quando siamo andati a vedere l'attività dei mitocondri, abbiamo trovato per tutte le molecole un calo che era dose dipendente, quindi sia il primo, il secondo che il terzo. E questa è la sintesi, vedete le significatività. Anche la frammentazione, che è in corso proprio in questi giorni e io ce l'ho solo per una molecola ancora, vedete, ci dice che più saliamo con la dose, più abbiamo una frammentazione del DNA spermatico. E io sono preoccupato che questi autori ci facciano controllare poi i ratti invece che nutriti con l'acqua, con il prosecco delle nostre zone. Quindi noi dobbiamo fare attenzione lungo tutta la vita dei soggetti, perché a livello embrionale queste sostanze possono interagire a livello endocrino sia col recettore degli androgeni, sappiamo che sono quasi tutti ipoandrogenizzanti, col recettore degli estrogeni, con le cellule della spermatogenesi e con le cellule del Sertoli e le Leydig, dando questi risultati: una riduzione della lunghezza anogenitale, indice di ipoandrogenizzazione, un aumento dei casi di criptorchidismo, l'abbiamo visto, e di ipospadia. Ma ancora, durante l'adolescenza queste sostanze possono dare problematiche sia a livello centrale che a livello periferico, con addirittura una riduzione della lunghezza del pene, un trend è stato già dimostrato, una riduzione del volume dei testicoli, il volume dei testicoli è dato dalle cellule che producono spermatozoi, e alterazioni antropometriche, abbiamo osservato che le braccia dei soggetti e l'altezza crescono sempre di più, anche questo è un segno di ipoandrogenizzazione, e un incremento del tumore del testicolo. Ancora, anche durante l'età adulta c'è un effetto negativo, sia a livello periferico sui testicoli, ancora una volta infertilità e alterazioni del nucleo degli spermatozoi, oppure a livello endocrino, e qui possiamo avere invece problematiche di altro tipo. Ricordiamoci il cadmio, è diverso che un soggetto lo prenda da adulto e un soggetto lo prenda da bambino o addirittura nella pancia della mamma. Qual è il problema dei soggetti infertili? Il problema dei soggetti infertili è che non hanno sintomi. Allora noi dobbiamo cercare i segni. I segni che ci sono se noi li cerchiamo, perché i soggetti che hanno pochi spermatozoi, vedete, nel 45% dei casi hanno un ipogonadismo, un odd ratio di 12. E l'ipogonadismo, voi lo sapete bene, che ha una incidenza molto elevata soprattutto nei soggetti che hanno un danno testicolare, non certo quelli che hanno un'ostruzione delle vie seminali, quindi noi dobbiamo capire perché hanno pochi spermatozoi. E si associa molto bene a tantissime patologie, tutte quelle della sindrome metabolica sono molto più rappresentate nei soggetti oligozoospermici: l'aumento della massa grassa, l'ipertensione, la riduzione delle HDL e l'insulino resistenza. E ancora, voi lo sapete perché ve l'abbiamo già raccontato anche in questa sede, il discorso dell'osso. I soggetti oligozoospermici sono frequentemente ipogonadici e spesso sono osteopenici e osteoporotici. E quindi quando noi li guardiamo non dobbiamo guardarli solo con l'occhio della fertilità, ma anche con l'occhio della loro salute generale. Qualcuno diceva guardiamo a sud per capire cosa succede a nord. Allora io, da quando mio figlio è stato concepito, ci ho messo 10 anni per averlo, forse io sono stato esposto molto, guardo a tutte le fasi della sua crescita con un occhio particolare, da quando era embrione, quando è nato, adesso che è adolescente. Ogni tanto mi chiedo se anche lui avrà dei figli, ma soprattutto abbiamo visto che l'effetto di queste sostanze è sistemico, se non potrà avere altri problemi. Io credo di aver chiuso e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie per le buone notizie. Che... sì, immagino. E apriamo la discussione. Abbiamo tempo per qualche domanda, anche considerando che siamo già, no, in collegamento anche con New York. Quindi, se vogliamo fare, diciamo, tutte e tre le presentazioni hanno avuto un leitmotiv che possiamo cogliere. Prego. Io, scusate, ho la luce negli occhi e non riconosco le persone. Se dite il nome, mi ciao. Facilitate il compito. Mi sentite? Sì. Sì, ciao, sono Mauro Costa. Una per Sheila Krautz ed è la discussione sul. Su posso questi... chiedervi di andare al podio così lo streaming funziona meglio? Sì. Posso, scusami. Sì, sì. No, c'è il microfono sul podio direttamente. Grazie. Ciao, la domanda è molto semplice ed è la discussione nel caso del paternalism effect e quanto poi, perché quello che ha concluso l'American Fertility Society, ma alla fine quando facciamo il counseling a queste coppie, quanto pesantemente possiamo andare giù, perché questa è una cosa che ormai capita tutti i giorni, da davvero una parte consistente dei nostri pazienti avanti con l'età. L'effetto è significativo per i singoli punti, ma non è gigantesco quantitativamente, ok? E quanto compensa l'età giovanile della donna, questo è l'altro argomento di cui si parla. Per Andrea è la cosa che volevo chiedere, non hai toccato l'ultimo punto, quello che porta più sfiga è che pare che gli oligospermici vivano anche meno, i dispermici, quindi ti chiedevo una conferma di questo dato epidemiologico. Allora, grazie Mauro per le domande. Allora, parto dall'ultima parte, cioè la donna giovane sicuramente non può compensare per le mutazioni PAE, cioè quelle mutazioni dato ci sono. Importantissimo. Come? Questo è un dato importantissimo, ripetilo un po'. Perché? Allora, ovviamente quelle sono malattie dominanti, quindi se c'è la mutazione, quella mutazione c'è, porta lo spermatozoo, lì... Se penetra l'ovocita non c'è verso di fare una correzione, quindi una gene therapy. Quindi purtroppo lì la donna può, insomma, fare poco. Sicuramente se ne parla tanto della frammentazione, che invece la frammentazione può essere in qualche modo ricucita dall'ovocita quando una donna è giovane. E per quanto riguarda le cromosomopatie, cioè, perché sulle cromosomopatie in realtà siamo tutti d'accordo che almeno i neonati non sembra che abbiano un incremento. Quanto stressare? Allora, quando facciamo le visite, questa era la domanda, no? Allora, io sinceramente ovviamente non è che metto una cosa così nera, ma gli dico che guardi, ci sono dati in letteratura, sono malattie molto rare, ma c'è un incremento da 8-9 volte. Che poi siamo d'accordo che anche incrementando 8-9 volte, comunque siamo nell'ordine di 1 a 5.000 nati, capito? Quindi secondo me il problema è che per ora ancora mancano delle linee guida su come affrontare i nostri pazienti sopra 50 anni. Cioè uno può dire sì, sì. Una cosa che secondo me al di là delle mutazioni è da stressare anche invece la possibilità d'aborto, quello che hai detto anche te, che non è passato, cioè diciamo dovrebbe mettiamolo più in luce. E quello non è solo mutazione, quello è, come abbiamo visto noi, anche alterazione della prolaminazione, anche integrità, cioè quella è il dato forse un po' più da sottolineare in un paziente, quantomeno informarlo, fare counseling su questo. Sì, se posso aggiungere anch'io una cosa su questo tema che mi pare veramente interessante. Io credo che il fenomeno dell'aborto sia un fenomeno anche qui ancora molto macroscopico rispetto a tutto quello che può succedere prima. E penso che se noi andassimo a guardare, non so se qualcuno l'abbia fatto, io non ce l'ho in mente, se andassimo a vedere invece
i fallimenti di fertilizzazione, noi potremmo trovare dei numeri ancora più significativi. Quindi io vi invito, qualora non l'abbiate fatto o non sia stato fatto a livello internazionale, di guardare questo aspetto, anche perché, ripeto, noi le cose che riusciamo a vedere sono tutte macroscopiche. E invece, rispondendo a Mauro, che conosce bene la tematica, voglio dire un'altra cosa: oltre ad esserci più mortalità in questi soggetti, c'è più mortalità indipendentemente, anche corretta, per i fattori di rischio che ho fatto vedere. Quindi sembra addirittura, come si dice, chi se ne intende di statistica, un fattore di rischio indipendente, anche quando viene corretto da tutti gli altri fattori. Quindi era per questo che in questo consesso, che vede tanta gente illuminata, volevo dare questo segnale per quello che dicevano, guardare a sud per avere un'idea generale. Posso banalizzare con una domanda da ginecologo? Quindi, secondo voi, dopo aver così consigliato alle donne di congelarsi gli ovociti per non arrivare a 44 anni a cercare di fare figli, possiamo anche consigliarlo vivamente a tutti i ragazzi di congelare spermatozoi? Mi spiego, mi sembra di capire che sicuramente quelli che hanno non tanti spermatozoi hanno già un'alterazione, e probabilmente, se è vero che è l'ambiente che altera molto, probabilmente, e comunque l'età che porta sempre più avanti a fare figli, forse anche per i ragazzi sarebbe meglio congelare. Sì, beh, quello che io voglio dire è che sicuramente chi è più a rischio, adesso vi indico cosa vuol dire per me essere più a rischio, qualora faccia figli tardi, potrebbe avere senso. Ovviamente stiamo parlando senza avere numeri sufficienti, però una cosa mi dà la possibilità di dire una cosa. Molti pochi specialisti chiedono ai pazienti che lavoro fanno, come si alimentano, se sono esposti a sostanze tossiche. Io credo che soggetti che fanno certi lavori, e che io penso ai soggetti esposti al calore, alle sostanze chimiche, alle vernici, tutta questa prevenzione purtroppo non c'è, lì dovremmo avere un occhio di riguardo e magari pensare addirittura al congelamento, qualora voi ci diciate che l'età poi cambia. Infatti io l'ho messo alla fine della presentazione, punto interrogativo su social freezing. Secondo me è un po' difficile, perché noi, insomma, alla fine se si comincia a parlare di social freezing per evitare tutto questo, un po' incitiamo le persone per cercare le gravidanze più tardi, quindi insomma lo vedo un pochino un'arma a doppio taglio. No, certo, questo è un discorso sociale, tutto quanto. Però non so quanto, perché ovviamente quello congelato poi lo utilizzerai nell'ottica della fecondazione assistita, cioè quindi un po' alla fine, cioè, si sposta tutto verso le tecniche invece della... Mi viene un po' gattacca, capito? Cioè, mi viene un po' il film in mente. Invece posso aggiungere un'altra cosa banale, ma banalissima? Ma perché non li guardiamo prima questi ragazzi? Cioè, perché non li sei ancora più banale della tua, guarda, del social freezing, la mia, cioè cerchiamo di mandarli ancora prima a 16, 18 anni, a 15 anni dall'andrologo, e piano piano li seguiamo, li controlliamo, e eviteremo sicuramente tutte le problematiche. No, per tante cose è un problema di stile di vita, per tante cose l'obesità, per tante, cioè lo spermatozoo riflette tutta la vita. Quindi se tu già mandi un ragazzo giovane e lo sensibilizzi su certe cose, lo fai crescere chiaramente, sicuramente meglio, insomma, da questo punto di vista. Ci sono altre domande? Io avrei una domanda che ha però magari prima all'audience, poi semmai io concludo. Prego. No. Dalla mascherina, che
Zuccotti, dico bene? Sì, Maurizio Zuccotti, Università di Pavia. Io avevo una domanda per la Xylla Kraus e ho trovato incredibilmente affascinante il dato che hai riportato riguardo all'allungamento dei telomeri con l'invecchiamento. E immagino che sia un processo, e volevo sentire cosa ne pensi, premeiotico. E quindi dobbiamo ipotizzare che gli spermatogoni in qualche modo acquisiscano questa, oppure riacquisiscano questa capacità di allungare i telomeri durante l'invecchiamento. È incredibilmente affascinante. Quello che non si sa, se c'è chi dice che invece si tratta di un utilizzo, diciamo, di quegli spermatogoni che sono quelli con il telomero più lungo, cioè non è che attivamente si allunga durante l'invecchiamento, ma che ci sia una selezione positiva su quelli che comunque di partenza avevano un telomero più lungo. Però sì, è interessante questo dato. Ledda? Posso cercare un po', c'è la mascherina. Sì, sono io. Sì, Ledda, sì, perfetto. Sì. Per Andrea, a parte il fatto che l'appunto è che lo ringrazio per aver minato il nostro spirito per la cena di stasera e domani, quindi non dovremo bere vino e a quanto pare neanche forse acqua. Sicuramente non lo berremo, promesso. Forse neanche acqua, quindi questo già mi mette in crisi. Però volevo chiedere, siccome lui nell'ultima slide ha fatto vedere tutte le finestre possibili in cui ci possono essere effetti negativi, quindi da gestazione, adolescenza e fasi post-adolescenziali, qual è la sua idea in cui il sistema è più sensibile e ci possono essere gli effetti più, e per cui dovremmo porre attenzione? Allora, io ho fatto vedere quella diapositiva per riflettere e far riflettere su che cosa dobbiamo guardare o dove dobbiamo andare indietro a guardare rispetto al fenomeno che si verifica. Proprio per avere le idee chiare su quali situazioni sono più frequentemente, incidono più frequentemente quando l'esposizione è embrionale, quando è forse lì mancava la mini pubertà, che è anche importante, però diventava troppo densa la diapositiva. Abbiamo visto che in ogni situazione verosimilmente sono più frequenti alcune condizioni, quindi in base alla situazione che troviamo noi possiamo ipotizzare che l'esposizione, l'agente genetico abbia influito su quella fase della vita. Bene, allora io, niente, solo un'osservazione che più che forse una domanda è una collocazione in generale della osservazione che mi sembra chiara. Ci sta un declino della fertilità nell'uomo legata a troppi fattori per essere individuati come unici. Gli studi però che sono stati presentati, e correggetemi se sbaglio, mi sembrano legati soprattutto ai paesi già sviluppati. Allora sarebbe interessante correlare, perché il dato dell'invecchiamento e dell'aspettativa di vita è un dato molto diverso a seconda della situazione geografica. Il dato degli interferenti endocrini, io studio i pesticidi, soprattutto il mancozeb e il lindano, che pur soppresso in Europa è talmente stato utilizzato nei paesi, nei granai, tipo il Kazakistan, ancora viene utilizzato, nei paesi invece in via di sviluppo dove l'aspettativa di vita e l'invecchiamento hanno caratteristiche diverse. E quindi la mia domanda è, la mia osservazione è, collochiamo da un punto di vista geografico questi dati, perché magari diminuiamo noi europei, noi americani, noi giapponesi, ma aumenteranno altre civiltà, altre etnie, questo non lo so se è giusto. E l'altro aspetto è che è inutile forse che noi solamente sopprimiamo l'utilizzo degli interferenti endocrini quando noi continuiamo a comprare grano dove vengono utilizzati come se piovesse. Sì, allora intanto per rispondere per ordine, è appena uscito un lavoro di degli americani che hanno esplorato questo fenomeno in Tunisia, numeri molto grandi, e hanno visto lo stesso trend. E purtroppo
In questi paesi sviluppati c'è un po', secondo me, da parte mia, un parere personale, di ipocrisia, perché tutto quello che miglioriamo qui lo peggioriamo nei paesi del terzo mondo. Mi raccontava un dirigente di una grossa impresa che tanti fanno pubblicità con il green in Europa e continuano a utilizzare e a mandare energia qui fatta nel terzo mondo con le risorse che noi utilizzavamo 50 anni fa. Quindi il tuo discorso calza benissimo e anche i risultati della Tunisia. Ok, grazie mille a tutti. Dobbiamo interrompere perché abbiamo Lambertini in linea e ottima seduta. Si sente? Eccoci. Grazie Andrea, grazie Giovanni, è un piacere grande essere qui, anche di aver fatto già i figli, perché insomma ho sudato questi interventi, ma dimostrano, credo, molto da vicino quanto le nostre discipline rappresentano nel mio piccolo la genetica medica. In particolare sono all'Aquila, appunto, in genetica medica, nell'ambito della vicinanza di queste discipline rispetto a sviluppare sinergie tra genetica medica e riproduzione assistita. Quindi grazie mille per questo invito. I think we should switch to English better to introduce the lecture and in particular Professor David Albertini. Everyone knows Professor Albertini, so I will not spend more words to introduce him, leading embryologist and editor-in-chief of Journal of Assisted Reproduction and Genetics. He's connected from New York. He will give a lecture on mismanaging Mendelian genetics in the era of human art, a very cryptic title, so we're all very curious. And thank you for being here. Please go ahead, Professor Albertini. Thank you very much. Indeed, the title is meant to be cryptic and to pique your imagination as we move forward in your meeting. As always, it's almost 2 decades now, I believe, that I've worked with Andrea and Giovanni on behalf of what was then Technobios and now Nine Dot Baby. I hold to this day that some of my own career opportunities have been enabled by this association. And even though I desperately would like to be not in New York City, but in Bologna, I look forward to the opportunity to be with you, at least virtually, today. I can't be with you for many obvious reasons, some that are dear to our hearts as students of reproductive biology and medicine, but also because the ongoing pandemic has really altered the way that we communicate with each other, such as resorting to this form of communication. But I really do feel, and it's meant to be the take-home message from this lecture, that we've lost the ability to communicate effectively the new knowledge that's been gained in the underpinnings of reproductive biology and the management of our patients within a clinical scene. You know, if we think about this as where we all came from in our careers in terms of learning about genetics, I think it's interesting to look at the medium that is being used by the next generation to learn genetics.
there's very little communication between people, which is the source of real scientific discourse, where we can disagree, we can work problems out together. And instead, you know, the search for knowledge in genetics as it's being presented to the next generation has changed in both substance and form. Many of my own lectures at the university level and in medical schools now are in essentially an empty auditorium. And it will be up to the students who follow the tape of my lecture or its stream to put those pieces together. And again, I think it's good at this point to look at ourselves, look into the mirror and ask, where did our own backgrounds in mastering the subject of genetics come from? And you know, really, it is no surprise that you know, Mendel himself founded the field of genetics long before we ever understood what DNA was, and long before we ever even understood the existence of chromosomes. And this, of course, since the late 19th century to the present day, has brought us into what we refer to as the post-genomic era. And our thinking and our training, in fact, was based on many of the classical ideas that the early geneticists like J.B.S. Haldane used to understand the distribution of traits within a population, within a breeding population. In particular, I know my own training as a developmental and cell biologist was based on this incredible treatise published by E.B. Wilson, originally in 1900, but there have been many editions since then. I believe the latest was in 1936. And E.B. Wilson really attempted to integrate the primitive concepts of genetics into the field of development. And as some of you may know, just here, let me see if I can use the pointer. I don't expect you to read this, but one of the main contributors to our early thinking was this person, Theodore Boveri. And he came to influence not only the writings of E.B. Wilson in this treatise, but he built very heavily here on the work of Gregor Mendel. And why is that important to the practice of ARTs today? Boveri, who was, again, a German zoologist, comparative anatomist, and the founder of modern cytology, is known for first suggested that genetic changes caused cancer. And he laid a foundation, this was early in the 20th century, he laid a foundation that suggested that the imbalanced distribution of chromosomes was the cause of cancer. Of course, a hypothesis no longer even remotely related to what we think causes cancer. But it's ironic for those of you who have ever read some of these classic papers that he's also responsible for understanding that in development, such as the nematode models he worked on then, that these organisms were proficient at causing aneuploidy for developmental progress. In particular, he was the person who figured out that in the sex cells, the gametes of some of these primitive worms, that all the cells that would form the soma of the body had to undergo elimination or chromosome diminution in order to assume non-germ cell-like qualities. Now, it was many years later, here we are,
Now, in 1962, shortly after we learned that humans possessed 23 pairs of chromosomes, of the birth of cytogenetics, if you will, that this work came out essentially proving Bovary's concept that cancer, a bad thing, was caused by an erroneous distribution of chromosomes. Just keep that in mind as we move into today's world. Now, you know, genetics in the post-genomic era has gone in many different directions depending upon the subspecialty field in medicine we are talking about. And I'd just like to pose a bit of a diversive question here. Can we really say that reproductive genetics, as we know it today and use it in our practices, is following the course of progress of this field in other medical disciplines? And this would not be an area I would expect any of us to be familiar with, but I want to take a very quick look for you at the field of behavioral genetics, just as an example. And this is taken by a recent paper in the Annual Reviews of Psychology by Professor Hardin, who notes that classically the field of genetics, whether it be in behavior or reproduction or cancer genetics, has relied upon, of course, twin studies, monozygotic twin studies, heritability patterns, gene and environment interactions are very important now. We all understand the value of GWAS studies, and more recently, attempts in understanding that so many human diseases are not monogenic in origin. They involve many different genes, and how do we begin to assess risk for patients who are suffering from diseases caused by many, many different genes interacting. And she starts this article by noting that people vary in their ability, energy, character, other socially important traits, as we know. And there is good, though not absolutely conclusive, evidence that the variance of all these traits is in part genetically conditioned. Conditioned, mind you, not fixed or predestined. Genetic conditions being malleable, changeable from our classical way of thinking. And this is a quote from Theodosius Dobzhansky, one of the founders of genetics, especially population genetics, and as Hardin notes here, that genetics remains as essential to psychological science in the 2020s as it was in the 1960s, because all human psychological differences are conditioned by one's genes. And I think you would all agree that we could say the same thing about the importance of genetics in reproductive medicine. We are, by our very histories, committed to the basis of genetics as we learned it. Now, just 2 days ago, and this editorial appeared in Nature Genetics, okay? And it's a bit of a cautionary statement that, again, reinforces this concept of the importance of communication in the world as we know it today. And I want, you know, I'd like you to pay attention to what's being said here. Although it should be given that scholarly communication must be clear and accurate,
researchers, particularly those in the field of human genetics, can also promote the responsible reporting of their findings to a broader public audience in ways that heighten understanding and reduce misinterpretation. Think about that. We live in an era of misinformation. And are we as responsible as others and other branches of medicine contributing to clarity in terms of patients' choices? Or are we adding ambiguity to the practices that we so want to use to help our patients? This to me says that a change of thinking is required. A change in thinking of how we practice ARTs, and a change in thinking because in the last decade especially, discoveries have been made from our community and the genetics community, people who are not in reproduction, who have really made us challenge some of the fundamental principles upon which we were taught, not just having to do with genetics, but also having to do with reproductive biology. And I first became aware of this discordance in what I saw the ART field doing relative to the biology behind what we do in these two papers, okay? This paper from Joris Vermees, who I think many of you know, is an outstanding and an established geneticist, human geneticist from the Netherlands. And this paper, which came out of a group in the United States, made very telling observations that were puzzling to them as geneticists, but I think are not very well appreciated in our community. We'll go into this some more, but you're also well aware of this really informative article published by Gio and Andrea and colleagues. I found this to be a terrific paper because it not only lays on the table many of the deviations from our understanding of early human development, and these are deviations that I think we can take pride in knowing that they've been made by our field using technologies like time-lapse imaging, using various technologies, and introducing, I think, in a very viable way, the concept of plasticity as it relates to the fact that we know now most all human embryos are aneuploid, but they have this remarkable ability to sometimes self-correct these changes in genetic composition, and most likely many times fail to do so. So it's time for us to really look at ourselves critically and ask, have we kept up with the changes in this field that have been staring us in the face as necessary to move forward? And this is just a very, very quick look of some of the inconsistencies that I think we need to look more carefully at. First of all, we've been wedded to this idea that the sperm centrosome has something to do with establishing ploidy in the embryo. Well, there are two things wrong with this. First of all, as many of the proponents of the sperm centrosome theory now understand, the maternal centrosomal material has a lot more to do with this than we thought, especially when you begin to think about this in the human. So that was a shallow, if not superficial, conclusion that we've based a lot of our knowledge on and our practice on. But I think more interesting
is that there's much more than the centrosome that the sperm is contributing. We now have an entire field telling us that there are small RNAs that the sperm either carries from its own development in the testis or acquires along the male reproductive tract that are regulated. The elimination of maternal mRNAs after fertilization, and are also modulating the expression of zygotic genes later in development. So our short-sighted understanding of the sperm contribution is clearly one of these areas. Aneuploidy, as the geneticists have now confirmed independently from our own work, is the norm in the human conceptus. It's the norm. And correctability is a problem that we need to understand more fully. Syngamy, this lovely process of genome integration in the zygote, is no longer as clean as we thought it was, at least in the human. We are rethinking the problem of syngamy. And there are many manifestations of this. Again, some of them are summarized very nicely in the plasticity paper that I just referred to. To me, this is probably the most extraordinary conclusion that we have yet to integrate. Genomic studies now show that the highest rate of mutations, de novo mutations, in zygotic genomes take place during the first three cell cycles of human development. And these mutations can be mapped to precise tissues in the adult body that are predisposed to certain disease conditions. We used to think mutations were highest during gametogenesis. We certainly still have in our thinking the importance of recombination and misgivings of recombination during meiosis in both male and female gametes as being contributory to allelic diversity. This is no longer true, and I'm not sure that we're aware of this. So that plasticity, as it is coming to the front of reproductive medicine, is something that we need to appreciate more deeply, especially given the need to continue to improve methods of embryo selection. I was struck by the fact when I first started working in IVF clinics like 22 years ago. Yes, and even before ICSI, when we found a 3PN, this was, of course, the first sign of something that could never survive, and it was the first and most easiest day one checkpoint that we could use to eliminate an embryo. And yet, year after year after year, it astounds me. If you maintain 3PNs in culture, as shown here, and these are not just aneuploid, these are polyploid zygotes, three whole genomes, develop into beautiful blastocysts. Beautiful blastocysts that, based on Gardner criteria, would have been chosen for embryo transfer. And yet they were triploid. They, of course, would have resulted in a failed gestation, but nevertheless, development to the blastocyst stage. How dependent is it on genetic composition? The arrow simply points out that in many of these triploids, you have retention of triploid cells, while others pursue a more diploid course. Here's another set of them right here. This is actually a tetraploid cell. This is a triploid here by DNA measurement. And yet they're beautiful embryos. Help me with that. That human embryos are naturally aneuploid, actually has been known for a long time. There's a lot of good work, as you know, by Darren Griffin and Christian Nottolini, et cetera.
you know, mapping out arrested embryos and the imbalances of chromosomes. We've done a number of studies monitoring the number of centromeres in the nuclei of whole blastocysts. I'm not going to go into the detail, but when you use centromere number, you see enormous heterogeneity in the cells of human blastocysts that would have qualified for transfer had you not done something. And of course, if you're not aware of this, you should see this paper that just came out in the New England Journal of Medicine, which establishes pretty much why human embryos need to be aneuploid. Because the mosaicism that drives the development of the placenta, and therefore the survival of these aneuploid cells into the extraembryonic tissues, you know, is a necessary step in lineage allocation in the human embryo. And finally, I want to bring back this concept of syngamy and remind you that in one of the first meetings that I attended at Tecnobios Procreazione, the late Professor Flamini lectured on the Vatican's decision to compromise embryo cryopreservation, okay? And for me, this is where my skepticism really started at first. Again, having been trained as a classical embryologist, developmental biologist, I went back and I've looked at some of these documents from that decision by the Vatican because of some suggestions that Flamini had pointed out in his lecture. And it's based on this statement that the zygote is the cell produced when the nuclei of the two gametes have fused. This is the document. You can go back to this, and you know it's of course a tome. It's hundreds of pages long, but in the preamble, they take great care to define the difference between a zygote, pre-embryo, embryo, and fetus. And as you all know, it's based on the concept that the fusion of the two pronuclei represent the beginnings of human life as we know it. Well, again, this is why this concept of syngamy, while it applied beautifully to studies on sea urchins and many other marine organisms where we first understood the details of early development, it simply does not apply to the human conceptus. I noted this paper before from Vermisha's group. We see more and more of this coming out with respect to pronuclear functions, not just movement, but integration, okay? And how slight deviations in timing or space can lead to many of the erroneous cell division behaviors we see in human embryos. But I really would like you to focus on this paper that Vermisha has just published. And it's just not something that we're willing to admit in our field. But this is now, these are the words of a geneticist, not a reproductive medicine specialist. And this is the opening sentence in this paper. Human pre-implantation embryos are burdened by chromosomal errors. Over the last decade, evidence has accumulated that over 70% of cleavage stage embryos carry at least one blastomere, typically it's more for balance reasons, with a chromosomal aneuploidy. And the estimate is that at least 30% of all blastocysts are burdened by chromosomal aneuploidies. I've just shown you an example of this. Keep this in mind. So these are self-admissions that I hope we're ready to finally do something about, okay? In the conclusions
of the Petitio et al. Paper, we hear deviations from developmental dogmas and the increasing evidence of plasticity of the human embryo challenge current embryological notions and suggest the need to write new rules governing cell cycle, cell determination, and chromosome segregation during pre-implantation development. And again, if you're at all interested, this paper that comes from some of the leaders in reproductive medicine who had notably advanced the field of PGTA, they are now backtracking, okay? And saying that, as we've known, it's not only meiotic, but mitotic aneuploidies brought about after fertilization that have been sharply impacted and responsible for creating the genetic diversity that we would have ascribed initially to Darwin, certainly Bovary, and at the heart of this, Mendel's original contributions. So I'd like to just close. There are many people who have influenced my thinking along the road. One of my favorite books was one called The Mismeasure of Man, and it was about how human genetics in the early 20th century was used, especially by the British, to build up the concept of eugenics. The power of genetics, in other words, was mismanaged at that juncture of history. And Einstein, of course, is giving us pause with this quotation to think about what the next generation is going to learn from us, from our example, from the knowledge base that we are responsible for. And the Nobel laureate, Paul Nurse, again, very recently, has raised concerns. Again, the post-genomics era has happened coincidentally with the big data era. And our thinking is far from that of our forebears in this field, especially if you look at the last 10 years of research in reproductive medicine. So Mendel's P experiments do still carry some weight in today's post-genomic era. And even before the discovery of human chromosomes, our thinking became influenced when Bovary taught us that aneuploidy was a bad thing. And by the way, for some of those who are interested in history, it was also Bovary that established the paternal inheritance of centrosome theory that we still now lean on heavily. So I wish you all good health. The wealth is in fertility doctors, but take to heart that the Mendelian genetics that we were taught has been mismanaged in contemporary terms. And I can only hope that the next time we meet, we'll be together in Bologna or Rome, and hello to all of my friends in the audience. Thank you very much. Professor Albertini, thank you very much. Astonishing and absolutely fantastic. We're gonna think on this all the evening, and we say hello to you from Bologna. So thank you very much indeed, and bye-bye from here. Ciao, ciao. Enjoy. Have a great meeting. Bye. Bye.